nell'arena, puntata speciale del nostro programma, perché alle 23 c'è la maratona di Mentana, Emilia Romagna, Calabria al centro delle elezioni, quindi noi oggi non possiamo parlare di politica. E quindi cosa facciamo? Manca pochissimo a Sanremo, il festival è alle porte, e come ben sapete, quando c'è Sanremo si scatenano le mille polemiche, tant'è che Aldo Grasso, critico del Corriere della Sera, ha detto: con tutto quello che sta uscendo è vero che esiste il dopo festival, però ci vorrebbe un ante festival, cioè raccontare quello che succede prima del festival di Sanremo, che tra l'altro è la 70ª edizione, e noi faremo un po', tenteremo di fare questo ante festival, anche perché, a dire la verità, insomma, le notizie non mancano. La prima a uscire di polemica ha riguardato Rula Gebreal, la giornalista impegnata che fa paura perché, essendo di sinistra, insomma, potrebbe andare sul palco e dire chissà che cosa. Allora poi dopo hanno detto: vabbè, però Rita Pavone, che ha una storia sua personale grandissima della musica italiana, però viene etichettata come risposta della destra, dei sovranisti. Non mancavano queste due cose, c'è qualcosa in più. Amadeus, allora, conduttore del festival, a un certo punto durante la conferenza stampa si fa scappare quella famosa frase: una donna deve, mi piace perché sta un passo dietro al suo uomo. Apri il cielo, 3.000 polemiche, addirittura la politica che scrive, 29-30 onorevoli parlamentari hanno fatto una lettera. Parleremo di tutto questo, ma parleremo anche dell'ultimissima polemica, perché c'è un cantante che si chiama Junior Kelly, che prima di tutte queste polemiche nessuno sapeva chi fosse, diciamo anche questo, è stato chiamato in ballo, rischia l'esclusione ancora oggi, perché è uscito un testo molto violento dove si parla della morte di una donna strangolata, eccetera, quindi violenza e anche un linguaggio pessimo. Cosa succederà? Non lo so, ma dietro le quinte c'è un altro rapper che stiamo guardando, si chiama Schioffi, ed è protagonista proprio questa settimana perché è stato messo fuori da Amici, cioè la giuria di Amici l'ha escluso, non per una sanzione, dicendo che non è all'altezza, non ha cantato bene come avrebbe dovuto fare, ma c'è chi dice in realtà è la stessa storia di Junior Kelly, perché anche lui nel suo passato aveva scritto una canzone molto molto violenta che noi questa sera vi faremo sentire. Però con calma, partiamo da Amadeus, direttore, conduttore del festival, tra l'altro gli mandiamo un grande in bocca al lupo. Cosa fa? Va a fare la sua conferenza stampa, c'erano tutte le sue 10 colleghe donne vicino a lui, e a un certo punto esce con questa frase: non l'avesse mai fatto. Guardate. Volevo ringraziare da destra a sinistra Francesca Sofia Novello. Grazie Francesca, è una ragazza, ovviamente sono tutte molto belle, una modella, ragazza bellissima, sono contento. Ecco, Francesca per esempio è una, come dire, una sorta di scommessa personale, perché a volte non per forza devi conoscere, ero curioso, questa ragazza molto bella, sappiamo ovviamente essere la fidanzata di un grande Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché vedevo che intanto la bellezza, ma la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro, malgrado la sua giovane età, lei è una modella molto promettente, destinata ad avere un grandissimo successo, e allora mi piaceva essere, tra virgolette, il primo a portarla su un palco prestigioso come quello di Sanremo. Avete sentito? Ebbene, questa frase ha scatenato l'inferno, ha diviso l'Italia in due, ma come? Una vergogna, la donna deve stare un passo indietro. Altri hanno detto: siete i soliti, esagerate. Allora, questa sera ne parliamo con Red Ronnie, benvenuto. Ciao. Paolo Giordano, del Giornale. Buonasera. Roberta Bruzzone. Buonasera. Buonasera. Nunzia De Girolamo. Buonasera. Che ho scoperto, pensate, a proposito di donne, mi ha tradito. E non me l'ha neanche detto. Perché e non va... è neanche la prima volta. Questa è una roba, dai, veramente. Va per la vita in diretta a Sanremo, quindi neanche me lo trovo, hai capito?
Ma sarò la tua talpa. Poi le chiedo se sei in quota di qualcosa, perché anche secondo me sul di lei avranno scritto eccetera. Però adesso arriviamo, perché so che l'Abruzzone scalpita. Amadeus ci starà come guardando sempre. Forse, però ecco. Ma prima ascoltiamo il protagonista di queste polemiche. È la nostra Francesca Ronchin, è stata qualche giorno a Sanremo e l'ha trovato. Tra l'altro, voglio dire, l'obiettivo di un conduttore, di un direttore artistico come lui, che tra l'altro ha una squadra importante, perché c'ha Lucio Presta che da anni insomma sta sempre lì a Sanremo con i successi, lo stesso Gianmarco Mazzi, storicamente grandi vittorie con Morandi, Bononi, quindi ha una grande squadra. Però sentite cosa dice, ed è importante ascoltarlo, dopo l'ecatombe che è stata fatta su di lui. Via. Buonasera. Amadeus, siamo qua di Non è l'Arena, Massimo Giletti. Oh, ciao Massimo. Come ciao. Sta andando? Molto bene, molto bene. Gli italiani le sono prove, troppo... Le prove stanno andando bene, le canzoni sono bellissime e quindi va molto bene. Ma gli italiani sono troppo sensibili, suscettibili, se l'aspettava queste reazioni a delle parole dette in conferenza stampa? No, devo dire sinceramente no, ma ci sta evidentemente, non le ho dette... spiegandole, non le ho dette come andavano dette, ma tutto questo non me lo immaginavo sinceramente. Ma però io... Sanremo, dico un posto dove ogni parola fuori posto fa rumore, questo non se lo immaginava? No, me lo immaginavo non così, non così. Non pensavo che questo, mi avevano detto che, e lo sapevo ovviamente, che ogni colpo di tosse è una bronchite, ma insomma non pensavo così. Una reazione ho fatto del un paio genere. Di colpi di tosse di troppo forse. Ma le ridirebbe? Sì, perché non l'ho detto con nessuna intenzione di mancare di rispetto a nessuno, l'ho detto perché mi è stato proprio raccontato da lei così. E quindi massimo rispetto per lei, per tutte le donne, come ho sempre fatto nella mia vita. Certo, però scusi, solo una precisazione, visto che diciamo comunque Sanremo è una, come dire, una questione anche da maneggiare con cura, con delicatezza. No? Dice, sto zitto fino al 4 febbraio che è meglio? Ma no. Sta dicendomi questo? No. Io approvo. Dice così almeno, non rischiamo. Così, insomma, anche, voglio dire, dottoressa Abruzzone, so che lei è molto carica su questa questione, però si è fermato, nonostante la nostra Ronchin, no? Sì, ha nell'anima quello che ha la stessa, la Ronchin no, e lei siete sulla stessa linea, però lui si è fermato, ha spiegato, ha detto, io ho una sensazione che in questo, per carità, ha sbagliato, perché anch'io è uscito in modo errato un pensiero, no? Che poi c'è, può darsi dietro lì, quindi andiamo a vedere che cos'è sto benedetto pensiero. Mi dica, dove... Ma la persona, so essere persona gradevole, educata, gentile, io non ho nulla da osservare su di lui in come persona. Devo dire che il messaggio che però ha fatto emergere in quella conferenza stampa, lo dico... da persona che da 20 anni combatte la violenza di genere, gli stereotipi che ancora oggi contribuiscono fortemente a questo tipo di violenza e che partono da molto lontano. Ecco, quel tipo di pensiero, cioè che oggi, 2020, il curriculum di una donna per andare a Sanremo possa essere l'essere bella, fidanzata di e in grado in qualche modo di stare un passo indietro, a me spaventa. Però, anche perché però, se disgraziatamente sta signora e Rossi e Valentino Rossi si lasciano da qui al 4 febbraio, che fa? Non ci va più a Sanremo, perché a quel punto decade il curriculum che è stato impiegato. Ha maggior ragione, perché la fa mia parlare. È chiaramente una provocazione. Voglio dire, siamo nel 2020. No, se fosse Amadeus spererei che tutto questo accadesse, perché così si alimentano ancora, comparirà è triste, chiaramente piangi. Una provocazione per dirvi. No. Io spero che la signora Novello sia lì, perché ha altre qualità che non quella di essere la fidanzata di qualcun altro che è un campione del mondo. Però scusate, siamo onesti, io sapete che non dovrei prendere parte al dibattito, però certe volte devo entrare. Ma qualcuno mi deve spiegare, ma secondo voi perché è stata scelta? Allora non siamo ipocriti, è stata scelta perché è una bella donna ed è anche la fidanzata di Valentino questo Rossi. Questo è l'aspetto tremendo. Perché di belle donne ce ne sono tante in Italia. È questo l'aspetto tremendo. E allora, è proprio questo l'aspetto però tremendo. Non bisogna neanche essere ipocriti. Ma è proprio questo il punto, l'aspetto proprio tremendo di questa storia, che purtroppo è stata scelta esattamente per questo. E quindi è grave per lei. E quindi abbiamo modo di vedere, è gravissimo, ma è un messaggio che passa pericoloso in un ambiente come quello nostro, purtroppo, che vede certe tipologie di
modi di stare in relazione assolutamente patologici, e uno di questi si fonda proprio sul principio che le donne siano inferiori agli uomini. Ecco, Nunzia De Girolamo, moglie di un ministro. È stata ministro anche lei, però. A sua volta ministra. Adesso il marito stava dietro, cioè non ho capito. Ma io, lei come si pone rispetto a Boccia? Si può dire Boccia che siamo oggi? No, vabbè. Fate finta che abbia detto Bocce. Si può dire. No, è una roba così, per carità. Subito, Allora? Ma io ho imparato ad avere rispetto di lui indipendentemente dalle sue idee ed amarlo indipendentemente dalle sue idee. Lui fa il centro-sinistra, io nella mia vita sono sempre stata di centro-destra, ci siamo rispettati e anzi... Forse l'essere stata sua moglie è stato anche un limite per certi versi, o in politica essere stata una donna non sgradevole nell'aspetto è stato fonte di pregiudizio. Ma quello che dice lei è un tema, perché lei dice occhio. Io non sono d'accordo su questa storia di Amadeus, nel senso che non riguarda l'Abruzzone perché lei fa battaglie vere da sempre, però io leggo tanta ipocrisia. Nel mondo dello spettacolo, Massimo, io conosco solo due grandi professionisti che si servono di donne. Uno sei tu, che hai solo donne nel tuo staff e tutte brave, non perché donne, confermo. Anche Marco Marzano. Marco è un infiltrato. Il nostro Claudio Marco che stanno... è un infiltrato. Vabbè, però è vero, è vero. Io sempre ho preferito. Noi ce l'abbiamo all'interno dello staff. E l'altra è Maria De Filippi. Guardiamo non le donne... che sono sul palco per la bellezza, l'appartenenza e le solite cose che si fanno da sempre a Sanremo. Guardiamo gli autori di Sanremo. E lo dico alle autrici donne. Sono tutti maschi? 9 uomini su 9 autori, 7 uomini, 2 donne. Da sempre Sanremo è così. Allora a me piacerebbe che le donne stessero nei posti di comando, che in vetrina ci va quella bella, non me ne può fregare di più. Ecco, però scusate, queste fiamme che hanno che la nostra sapiente... scenografia e qualità di grafica, come volte, io ringrazio, sono proprio bravissimi a fare questi lavori, ecco, però dico, Savoretti e compagni, ecco, le polemiche ci sono e ci sono state e anche forti, c'è una lettera di 30 deputate che hanno detto Amadeus deve fare un passo indietro, chiedere scusa, o dimentico. No, è esattamente così, ma credo che... Ma tu eri lì alla conferenza? Io ero alla conferenza, ero insomma nel privé del Casinò, nel teatro del Casinò di Sanremo. Che hai percepito? È passata così, nessuno se n'è accorto, era una presentazione assolutamente con nonchalance, senza nessun tipo di... brusio, sai, in sala quando magari qualcuno dice qualcosa, fa una gaffa, c'è un brusio. Sai perché? Perché Amadeus è Amadeus. Cioè, certe cose bisogna contestualizzare e relativizzare. Se l'avesse detto Al Capone, facciamo un esempio, allora sarebbe un discorso. Ma Amadeus, uno che... Beh, dopo la puntata di Tony Colombo, lei non mi citi Al Capone, perché poi apriamo altri file, per carità. Vabbè. Citiamo, facciamo altri esempi. Va bene. L'avesse detto chissà chi sarebbe... magari possibile fare qualche obiezione, ma Amadeus è la persona meno sessista che io conosca. E poi la frase che lui ha detto, anche violentemente sovrappensiero, gliel'ha detta lei, Francesca Sofia Novello, gli ha detto chi sei tu. Per certi versi. Come? È ancora più grave, perché stiamo lottando in tutti i modi per fare in modo che questo tipo di modello finalmente decada, tramonti definitivamente. Io sono orgoglioso di stare un passo indietro alla donna che amo. Io sono orgoglioso di farlo quando ne ha bisogno, quindi non ci vedo niente di male. È una cosa che assolutamente... Cioè, sì, ma lei non è stato scelto per andare a Sanremo. Non so come dire. Le fiamme fanno parte di Sanremo. Esatto. Però. Qualcuno dice che siccome ha detto bella, bella, bella 5-6 volte... Sì, questo, e poi è vero, questo è vero. Potrebbe essere un gioco che scopriremo quando tra 30 anni ci sarà sempre Pippo Baudo che farà un libro su Sanremo, perché è il vero re di Sanremo, per me rimane sempre Pippo Baudo, che era tutto provocatorio, potrebbe essere provocatorio per far parlare. Allora, tu mi hai citato Pippo Baudo. Pippo Baudo ha fatto tutti i Sanremo in collaborazione con Sergio Bardotti. Grande nome della musica. Cioè. Bene, sul palco di Sanremo dal 2013 viene dato il premio Sergio Bardotti al miglior testo.
La moglie di Sergio Bardotti, Carmen Di Benedetto, mi ha contattato perché vuole togliere il premio Sergio Bardotti da questo festival. Quindi sì, tu hai citato Pitipo Baudo, io ti dico una cosa. Ma non per quello che ha detto Amadeus, spero. Non per quello allora che ha detto Amadeus. Allora lo scopriremo dopo perché. Quindi... Però al di là di tutto, anche su quello dopo, è chiaro che Sanremo vive sulle polemiche, se non fai polemiche la gente non è interessata a vederlo. Sì, ma è un problema che mi sono messo anch'io nell'affrontare quel problema che affronteremo dopo. Tiro la volata a Sanremo, però quello che affronteremo dopo, mentre lei è molto, giustamente, la Roberta è una che si batte per le donne, quindi... Sì, però quello che affrontiamo dopo, proprio perché lo affrontiamo dopo, non anticipiamolo. Okay. Sono polemiche finte, vere o no? In una parola. Sono polemiche vere perché non ha mai detto che una di quelle donne era brava. E tutte quelle donne che erano lì, sono state in silenzio. Perché le politiche tante. Che hanno parlato, Massimo, io che le conosco, non mi pare che siano donne che non ammazzano le altre donne. Non posso fare l'elenco della spesa, ma questa ipocrisia, io che l'ho vissuta, non la sopporto. Che voi fate la lettera ad Amadeus, iniziate a fare a voi stesse, lo dico alle mie ex colleghe. Bravo. Ma che ipocrisia? Ognuno usa Sanremo a modo suo. Il problema che diceva, e sul quale torneremo, però è un problema forse... che nasconde, in certi modi di dire, un retaggio culturale che va abbattuto. Questo è quello che vorrebbe, credo, di interpretare. Io sono no? qui non perché mi interessi Sanremo, anzi vi faccio un outing, neanche lo guarderò, quindi sicuramente avrò altro da fare. Non mi faccia come fece Margherita Hack in uno scontro con Pippo Baudo, guarderò il commissario Rex, disse. Sto lavorando a una consulenza tecnica molto impegnativa, quindi quelle serate sicuramente in vista di una corte d'assise saranno impegnate in atto sicuramente. Quindi non me ne voglia Amadeus, ma non farò parte però della platea. Però lei dice un problema culturale. È un problema culturale, signori. Io che lo percepisco e lo vivo nel quotidiano. È d'accordo, è un problema culturale. E sa con chi è d'accordo con lei? Una donna che lotta sempre contro il sessismo, contro la violenza, come Michelle Hunziker. Ascoltate questo video che abbiamo preso da Instagram di Michelle. Le donne vengono ancora viste come degli oggetti da possedere. Ecco, in un momento storico importante come questo... Secondo me sarebbe stato veramente bello vedere che un appuntamento mediatico così importante come il Festival di Sanremo avesse una particolare sensibilità per questo tema, no? E invece no. Cioè, quello che dovrebbe essere naturale per chi ha in mano il Festival della Canzone Italiana evidentemente non lo è. E proprio al 70° compleanno del Festival di Sanremo non hanno prestato attenzione e sensibilità verso un tema così importante, il nostro futuro. Anche perché certe parole dette con superficialità possono diventare pesanti come macigni, soprattutto se dette in una conferenza stampa davanti a tutto il paese. Vabbè, dai, c'è molta strada ancora da fare per invertire questa cultura viziosa e maschilista in una cultura virtuosa e paritetica, e soprattutto che diventi normalità. Detto questo, io sono la prima fan di Sanremo, lo sapete, e auguro a questo festival un grandissimo successo perché è importante per tutti noi e soprattutto allo staff di farci sognare con della bellissima musica. Non si è convinta del girone con le parole di Michelle, Nunzio? Io capisco per chi ha fatto una battaglia tutta la vita con un'associazione che ha avuto comunque dei risultati insieme alla Buongiorno, che lei si sia risentita, però io la penso come te, cioè nel senso io penso che le polemiche su Sanremo sono anche polemiche costruite ad arte per attirare l'attenzione, per fare critiche e per fare in modo che intorno ad un festival si sviluppi un dibattito. La cosa che mi interessa ed è la ragione per cui ti parlavo degli autori, non è tanto come sono state scelte le donne, condivido, mi fa ribrezzo l'idea che uno venga scelto perché la compagna è di o solo perché è bella. Mi interessa che messaggio daremo ai 70 anni di Sanremo. Cioè, ecco perché contano gli autori, perché al di là di chi metterà la faccia in vetrina, a me interessa il messaggio culturale per il paese. Questo è un anno importante. Cosa ci diranno gli autori maschi di Sanremo? Adesso vedremo cosa succederà, perché se svegliamo tutto. Questi sono i protagonisti, li vedete? Al centro un uomo che sarà l'unico conduttore, forse questo dà fastidio, e a lato ci sono le donne che, per carità, Antonella è stata bravissima, ha condotto alla grande, eccetera, due conduttrici del TG, però saranno lì laterali. E quindi questo scoccia molto. Ma chi è che ha difeso a spada tratta Amadeus?
senza un attimo, senza indugi, lui, Fiorello. Allora, le donne ce l'hai tutte contro, politica tutta, destra e sinistra tutti quanti. Esclusi ce l'ho. Sì, tutti. Manca solo Fiorello, attaccalo. Così almeno ce l'hai pure con lui, capito? E poi io, in qualità di anonimo, proporrò per te la pena di morte, perché tu ormai basta. Ci vuole la pena di morte. Ci vuole la pena di morte per te, ma per quello che stai facendo, per quello che rappresenti. Sei l'uomo più cattivo d'Italia, sappilo, ormai. Da che eri un santo, adesso sei... Io meno male, non posso dirti chi sono, non te lo posso... Si vede, non te lo posso dire, però... Veramente, le donne, cioè, veramente sessista proprio, una cosa... Volevo dire una cosa alle 29 deputate che ti hanno accusato, ecco... Proprio nella politica, in politica, allora mi raccomando, cercate di fare un passo avanti, non state indietro in politica, cioè voglio vedere un Presidente della Repubblica donna o un Presidente del Consiglio donna, quindi non vi lamentate sul Sanremo, lamentate sul vostro settore, la politica. Io non ho mai visto un Presidente della Repubblica donna, dice la Costituzione no, Presidente della Repubblica voglio, donna. E Presidente del Consiglio, donna, allora sì, che avremo fatto un passo avanti. Arrivederci. Dottoressa Bruzzone, è in sintonia Fiorello col pensiero di Nunzia De Girolamo. No, ma sono in sintonia anch'io con questo pensiero, cioè adesso sfruttiamo la scia di questa polemica, diamo interesse a questo aspetto, ma è ovvio che il vero obiettivo è questo, nel senso di vedere più donne in luoghi strategici e vedere una... cultura paritetica, cioè far emergere la normalità di considerarci uguali, con pari opportunità e con pari occasioni. Mario Giordano, sono state in silenzio le donne là, però. Sono state in silenzio. Erano tutte in silenzio. Ci si è accorti il giorno dopo. Anche perché nessuno ha notato questo sessismo nelle parole di Amadeus. E si vede che erano distratte. No, ma c'è un problema, vedi? Erano parecchio distratte. I giornalisti quando vanno a Sanremo spengono... Io conosco molto bene le due giornaliste di Uno. Se avessero capito una roba del genere lo sbranavano. I giornalisti quando vanno... I giornalisti... I giornalisti quando vanno a Sanremo spengono la critica, perché altrimenti non li invitano in televisione. Ma non è vero. E quindi loro non si accorgono niente. Su Junior Kelly, di cui parlare dopo, non se ne sono accorti. Erano tutti, facevano la gara ad avere le canzoni per fare le pagelle prima. Noi abbiamo già avuto occasione di ascoltare Non stai parlando di me, non stai parlando di altri. Giordano si sente fermo. Non diciamo c'è la comuni, pubblicità e dopodiché non scatenate durante la pubblicità. Dopo la pubblicità ci sarà il confronto su questo tema. Dove sono i giornalisti durante il festival? Via, dopo la pubblicità. Eccoci tornati. Paolo Giordano, durante la pubblicità, mi ha detto, ma come, mi chiami Mario? Ma poi il nostro concorrente che noi salutiamo, il grande direttore, mio Mario Giordano, di scuola. Hai ragione, tuo compagno di scuola, per carità Paolo. Però il confronto su dove stanno i giornalisti durante le conferenze stampa è interessante, ma prima vi voglio dare un altro elemento. Anna Falchi, che è stata una delle donne che ha affiancato super conduttore dell'epoca, Pippo Baudo, spero di non sbagliare, che vado a memoria, venne senza ipocrisia, dice delle cose in questa intervista che fanno riflettere. Ascoltate. Amadeus ha fatto semplicemente una gaffe, perché a modo suo avrebbe voluto fare un complimento a Francesca Sofia Novello, in quanto lui, dicendo queste parole in modo goffo, voleva semplicemente dire che normalmente le ragazze nella posizione di Francesca, che hanno un fidanzato famoso, non famoso, di più, quello porta proprio il nome dell'Italia in giro per il mondo, avrebbe approfittato di questa situazione facendosi già servizi fotografici, intervisti,
interviste, cosa che lei assolutamente non ha fatto. In questo senso è stata all'ombra di un uomo. Tutto si può dire tranne che Amadeus sia un sessista. Però ecco, oltre alla questione del passo indietro, si è anche detto, si è concentrato unicamente sulla bellezza di queste donne. Perché... Non si era preparato un discorso, semplicemente questo. Ha fatto la dichiarazione in modo goffo. 25 anni fa hai partecipato anche tu a Sanremo, hai affiancato Pippo Baudo, eri con Claudia Colli. In quella circostanza tu ti sentivi più valletta o co-conduttrice? Come venivi definita? Io nascevo come valletta e poi mi sono presa i miei spazi e a tutti gli effetti sono diventata poi co-conduttrice, perché dopo di quello io sono esplosa la mia carriera. Quindi all'epoca non ti diede fastidio l'essere definita una valletta? No, figurati, tutt'altro, io vedevo solo la grande occasione, così bisogna vederla, bisogna pensarla. Io ho sfruttato la mia immagine, il mio corpo, sono diventata un sex symbol, ho fatto tantissimi calendari, quindi anch'io, cioè, ne ho goduto di sentirmi un oggetto. Poi a un certo punto poi la vita ti dà altre chance, tu stessa maturi e pretendi altre cose da te, ed è giusto, insomma, seguire il corso della vita, semplicemente. Mi dai un primo piano della dottoressa Bruzzone, per cortesia? Aspetta, mi sto riprendendo dallo shock, un attimo. Allora, dottoressa Bruzzone, ho detto che Anna Falchi, ipocrisia... C'è un attimo di destabilizzazione. Ha detto una frase ho forte. Ho goduto di essere un oggetto. Ho goduto per anni di sentirmi un oggetto? Sì, però senza ipocrisia. Ho sentito veramente bene con le mie orecchie. Sì, di essere un oggetto. Ha detto, l'ha detto perché televisivamente, ovviamente, cioè sapendo che aveva una fisicità importante, sì, e veniva... Avrebbe potuto dire ho utilizzato la mia avvenenza per avere un certo tipo di successo, visibilità e quant'altro. Ho goduto nell'essere considerata un oggetto, è un'altra roba, signora. Oh, no. È un'altra cosa. Adesso, Anna Falchi non è qua, ma penso ma di io la vedo spesso in Rai, quindi è la prima occasione, la... Cara Anna, io sai che ti stimo, sei una bravissima ragazza, però dobbiamo parlare. Quindi appena ci vedremo, ritagliati un attimo 15 minuti per un caffè, perché ci dobbiamo un attimo confrontare. Scusa, però scusami, se glielo dici in questo modo... No, ma con la massima serenità dobbiamo fare un discorso io e te. Ma ho capito, però è libera di pensare televisivamente, di aver goduto del fatto che, essendo una bella donna, ha sfruttato quel percorso. Adesso non è che tutte le volte arrivati... Ripeto, un conto è qualificarla come la stai dicendo te, altro paio di maniche è usare quella sequenza di parole agghiaccianti. La verità è che io penso che questo sia un paese maschilista. Le più grandi maschiliste sono le donne. Purtroppo è così. Tanto da prenderne consapevolezza, e nel caso della Falchi si è fatta furba e l'ha usato. Poi io non lo direi mai, mamma non mia, lo farei mai, però accetto la schiettezza di una donna che dice io ho usato il mio corpo. Forse hai ragione che non doveva dirlo esattamente. Ma ripeto, in io quel ci voglio modo, fare una chiacchierata. La cosa che penso, e tu lo sai perché ci siamo tante volte incontrate, sia in luoghi politici che in luoghi televisivi che ci riguardano più da vicino oggi, i più maschilisti sono le donne. Guarda, quelle che fanno più cattiveria alle donne sono le donne. Questo è sicuro, questo è sicuro. Ma sono figlie di questo stesso retaggio che vedono nelle altre donne, perché più belle, più giovani, più avvantaggiate su certi profili, delle nemiche da abbattere. Noi veniamo allevate, educate nel considerare le altre dei nemici da abbattere. Sì, però Roberta, io e te che siamo due donne un po' maschili, in questa stanza riusciamo a fare squadra. Loro tre la fanno automaticamente. Se ci fosse qualche altro genere di donna, avremmo le streghe addosso, le vipere, pronte a... Beh, ce l'abbiamo avute per tanti anni, non mi pare che ci abbiano fatto granché, insomma. A me siamo pronti ad affrontarle però, senza problemi. No, ma diverse volte. No, ma a Roberta non la batte nessuno. Comunque, mi devi sparare e sperare di prendermi alla prima, perché già se non mi prendi alla prima potrebbe essere un problema. Ci sta guardandolo questo giovane cantautore... Schioffi, che è stato eliminato da Amici, quindi è stato eliminato, c'è chi dice perché, la giuria ha detto che non ha cantato bene ieri, però c'è qualcuno che dice forse il testo di una sua vecchia canzone può averlo spinto, ecco, lo scopriremo tra poco, ma io intanto torno a farvi vedere una farfalla di cui, visto che siamo in tema, per la gioia della dottoressa Bruzzone,
inquadrano in Giovanni la dottoressa Bruzzone. La famosa farfalla. La farfalla. La, una delle farfalle più famose del mondo, mi pare di capire. Beh, diciamo che rientra in una categoria protetta. Vedi, quindi anche Giletti rientra, anche tu sei una categoria protetta, no? Da questo io mai... Ami le farfalle, io no? Io ormai giusto che posso, la gente lo sa. Io mi posso dedicare solo più alle farfalle. Ami le farfalle. Ma quelle proprio... Sono un ornitologo al massimo, guardo... Quindi... La lulupa. Quindi se a una ragazza gli dici ti porto a vedere la mia collezione di farfalle, è una collezione davvero, vera di farfalle. Purtroppo ormai io posso solo far vedere quelle collezioni, quindi non posso ambire ad altro, ma la farfalla di Belen fece notizia, intervenne addirittura l'allora ministro Fornero, furibonda. E non c'era Salvini, per carità, guardate. Piangeva anche per questo. Cos'è questa cosa? Se poi gli autori la smettono di farsi venire in mente delle idee cretine, è meglio. Che cos'è? Non c'è Belen, ci sono io, Belan. C'è anche un fratello, se vuoi, dietro le quinte. Siamo tre fratelli, Belen, Belan. In Liguria bisogna fermarsi qui. Luciana Littizzetto, adorabile, fece un grande successo in quel festival. La quella, sua farfalla è molto carina. Le piace la farfalla? La farfalla della Littizzetto, sì. E quella di Belen, invece? Un po' meno. Però è ancora oggi... È una questione di colori, forse, solo per quello. Di posizione. Lei proprio è contraria all'esposizione... No, mi piacciono le farfalle. La Littizzetto aveva una bellissima farfalla, insomma, per carità. Ah, che abbia una bellissima farfalla? Sono più che convinto. Io questo non ho ombra di dubbio. Ma non vorrei che lei non sapesse che quella era una strategia. Cioè... Tutto esatto. Questo viene ma fatto con... certa. E secondo me c'era anche Corona dietro sta strategia, perché allora era fidanzato di Belen. Cioè, da quel momento offusco tutto. Oh, Nunzia, il tuo ministro adorato Fornero dell'epoca disse delle cose pesantissime. Cioè, duramente, dice questo è l'uso della donna, il corpo, la sua... La strategia comunicativa di Belen e di Corona ha fatto cadere nella trappola tutti, prima fra le tante, la Fornero con le sue lacrime. Perché quella è solamente un modo, tutti sapevamo già che Belen era bella, bellissima. Forse in Italia è una delle donne più belle in questo momento e già da diversi anni. Però per passare ancora più al centro della cronaca, cosa avrebbe dovuto fare, visto che avevamo già visto tutto? Sì, in effetti, non è che restava molto da vedere, in effetti. No, nel senso, obiettivamente non restava molto altro da vedere, lì. Insomma. Senta, adesso... No, ma io sto... Lei è... Disquisendo oggi la vedo in maniera carica. Garbata. Sto disquisendo domenica, in maniera garbata. Allora, è un domenica, dato tra una corte d'assise ed altro, ce la fa venire qua? Perché torneremo a parlare. Secondo me succederanno delle cose interessanti. Sicuramente. Si prepari... Caro Red Ronnie, e anche lei Giordano, perché tiene banco una polemica, ripeto, dietro di me nel backstage c'è questo giovane cantautore uscito da Amici che tra poco arriverà qua. In certo senso la storia di Schioffi si lega a quella di Junior Kelly. Sono due rapper diversi, repertori diversi, però qual è la polemica? Sapete che c'è questo giovane rapper che si chiama Kelly, che sta per essere forse allontanato da Sanremo, forse no, non si capisce. Ci sono state mille polemiche, è intervenuto il presidente della RAI, voleva l'esclusione, quant'altro, la politica, tant'è. Però andiamo a vedere il vecchio repertorio, perché viene accusato di una vecchia canzone, non quella che sarà in concorso a Sanremo. Questa canzone si chiama Strega. Succede che cosa? Che una donna viene uccisa, ma non solo. Ascoltatela, prego. Si chiama gioia ma beve poi ingoia, balla mezza nuda dopo te la dà. Si chiama gioia perché fa la troia, si per la gioia di mamma e papà. Questa frate non sa cosa dice, porca troia quanto cazzo chiacchiera. L'ho ammazzata, gli ho strappato la forza, ci ho rivestito la maschera. Vieni a vedere che bella la luna da sopra i palazzi. Siamo la voce della libertà per questi ragazzi. Sono la strega che fa, sono la strega che fa.
Allora, questa canzone ha fatto veramente indignare tante gente. Ma sì, che glieli scrive Jack lo Squarta. Un attimo, ieri, devo dire la verità, su Instagram, oggi sui giornali, ci sono le scuse di questo giovane Junior Kelly. Ha fatto le scuse, ha chiesto scusa. Una settimana dopo. Vabbè, no, in realtà, in realtà non sono scuse, ma lui ha giustificato. Ma J-Ax ha detto, Paolo, J-Ax ha detto, volete il rap? Il rap è questo. Allora, è vero o non è vero? A voi il discorso. Io mi chiedo, allora, nel 2001, quando è venuto Eminem al Festival di Sanremo, pagato, non in gara, ma pagato $400,000. Quanto? $400,000. Alla faccia dell'Eminem. Così dicono, perché ovviamente il contratto non l'avevi visto. Ma comunque ci fu una polemica per il cachet, ma non per i suoi testi. Che sono terrificanti. Se volete, voi, Massimo, ti leggo un testo di una canzone che ho appena pubblicato. No, testo di licenza dal passato. Vediamo il testo oggetto della discussione. Me lo date? No, non c'è solo questo. Aspetta, vediamo questo intanto. Perché per me è faticoso leggere. Ma, insomma, lei legge. Si chiama Gioia, ma beve poi ingoia. Balla mezzanuda, dopo te la dà. Si chiama Gioia perché fa la... Massimo. La gioia di mamma e papà. Questa frate non sa cosa dice. Poi, siccome abbiamo messo troppi asterischi, immagino sia porca quant'altro. Chiacchiere, eccetera. L'ho ammazzata, le ho strappato la borsa, ci ho rivestito la maschera. Allora, ecco, scusa, che qui... aspetta, non è l'unico testo. No, aspetti, stiamo su questo, che è l'oggetto di questa polemica. Dopo ne aggiungi altri, prego. Questo testo, ripeto, io non entro... È verissimo che Eminem ha testi terrificanti. Cioè, rispetto a questo ragazzo qua, questo Junior Kelly, sembra un dilettante a quello che scrive Eminem. Non stiamo parlando di... Io sta roba la vedo sulle scene del crimine, davvero. Aspetta. Oh? Questa roba la vedi anche sui set cinematografici. Certamente. Questa roba la leggi anche sui fumetti. La leggi nelle, diciamo, storie, nelle scene d'arte. Sicuramente, purtroppo è così. Fermo restando che quello non è il mio modo di esprimermi. Fermo restando che quella canzone non mi piace. Ha un video... terrificante, brutto, fatto male, cioè senza alcun senso. Quindi, fermo restando un giudizio mio critico, questo è il rap. No. Sì, io questo è il rap. L'aspetto musicale non entro perché non è questo mio. Questo è una parte, perché il rap è fiction. J-Ax, che ha detto questo, non ha mai fatto una canzone del genere. I suoi testi, continuano con fanculo lo Stato, fanculo l'Italia, fanculo ogni membro della polizia. Metti da bere, ce la beviamo volentieri, dopo uccidiamo sti carabinieri e scopiamo Giusy Ferreri. Questi sono i testi secondo te niente. Il problema è questo, che voi tutti avete detto è una bella canzone quella di Sanremo. La canzone di Sanremo è... Non me ne frega niente. Nel momento stesso, in questo qui, in televisione con una maschera, i bambini... Diventa il supereroe, perché per i bambini è un supereroe. I bambini hanno libero accesso agli smartphone. Vanno dentro, vanno a cercare. Ascolta, i bambini guardano questo, digitano immediatamente chi è questo, il mio eroe. Prima cosa che gli appare, strega. Guardano il video e vedono uno che lega la donna, la massacra, la uccide ed è sul palco di Sanremo. Dice, allora sì, arriva sul palco di Sanremo. Allora, l'anno scorso... Aspetta. Poi, dopo, ci si meraviglia che dei bambini di 12-13 anni violentano, picchiano, filmano, allora, mettono su YouTube. Fammi parlare. Allora, mi stupisco molto che tu, che vieni da una storia musicale legata a gruppi che cantavano Heroin o Brown Sugar in elogio all'eroina, arrivi a dire queste cose. L'anno scorso parlavi male di Achille Lauro, della canzone Rolls Royce, come se chissà che cosa. È passato un anno, non mi sembra che ci siano più drogati perché Achille Lauro cantava Rolls Royce, che non era di certo quello che è stato presentato. Io non credo che si debba sottovalutare il pubblico così. Perché non è che sono delle scimmiette, imitano i grandi. Le bambine giocano con le bambole perché vogliono che la loro mamme, la mamma del figlio. C'è la scuola. Posso dirvi una cosa da madre di una bambina di 7 anni? Mi dispiace, ma siamo vecchi. I bambini stanno già su internet, lo conoscono già, lo hanno già visto, perché i social e la rete sono molto più potenti e molto più presenti nella RAI. Amadeus, vi devo far vedere Amadeus, perché ovviamente Amadeus, c'è stata grande polemica, anche politicamente, molti si sono
diciamo, sia a destra che a sinistra si sono inalberati. Ascoltiamo Amadeus, sempre con la nostra Francesca Ronchin, che è veramente uno stopper di livello alto. Vai. Bravissimo. Ora una nuova polemica, quella su questo cantante, sì, trapper, si verrà a... Altre, secondo me, da qui al 4 di febbraio, quindi... Ma questo trapper di fatto verrà confermato? Cioè lei lo continua a sostenere oppure è il caso, sì, di fare qualcosa? È una canzone bellissima, come le altre 23, è una canzone che è assolutamente al passo con i tempi, è una canzone che ha... come tutte le altre, un testo assolutamente sanremese. Quindi mi dice va separato singolo rispetto al passato, cioè il curriculum di un artista. Magari nelle prossime edizioni chiederanno il curriculum degli artisti, ma poi rischiamo che veramente tanti generi poi non vanno, e noi dobbiamo guardare avanti pur facendo capire che certe canzoni, ovviamente uno è contro i testi, qualsiasi testo violento, ma nella storia della musica italiana, non solo nella storia di Sanremo, nella storia della musica italiana ci sono delle canzoni che poi sono in realtà e che hanno dei testi particolari, che appartengono a canzoni bellissime, ma in quel momento è una caso, fiction. Dico, sì, di confermarle la sua presenza. Ascolto la canzone di adesso, non ascolto quella del 2017. Non ha paura di altre polemiche? No, io non vedo l'ora che inizi il 4 febbraio. Ho capito, e però... vi divertirete. Vabbè, vediamo, aspettiamo. Posso baciarla, Giletti? Tanto in bocca al lupo. Grazie. È bellissima, è bellissima. Grazie, proprio questa è la cosa che volevamo sentirci. Ma non deve fare così, perché se fa così... Ma io non smetterò mai nella vita di dire a una donna che è bellissima. Quindi è una questione di principio. Di principio. Io le voglio dire che lei sia intelligente, che lei sia sensibile, che lei sia tutto quello che è, ma io la vedo, non la conosco e le dico che lei è bellissima. E se una si offende, però... Mi dispiace tanto. Non è una questione di... Io sono sicuro che se vado in giro e dico alle donne lei è bellissima, forse mi dicono grazie. Non c'è un po' il di maschilismo non... dice in questo? Su bellissima, no. Se questo è maschilismo, allora sono veramente stupito, perché il guaio è che se io le dico sei bellissima, lei non mi dice altrettanto. Ecco, questa è simpatica. Però, dai, così è vincere veramente facile. Chiedi a te se può baciare lei. Fantastico. Beh, scusa, neanche avessi uno ius prime noctis dei tempi medievali. Io devo fare un'altra chiacchierata pure con lui. Devo prendere un po' di appuntamenti anche con lui. Va bene. Se vuoi meglio gli appuntamenti. Però non vorrei uscire da quello che è l'oggetto della discussione. Amadeus ha detto ci sarà, sono qua e lo voglio. Ci sarà, non mi interessa quello che ha scritto una volta, lo valuto per oggi. La cosa è veramente incredibile, perché tu lo sai, io ho fatto un video al seguito di un articolo di Grazia Di Michele, che è stata la prima a segnalare da Sfere Basta a Schioffi e a Junior Kelly. Ho fatto un intervento, una diretta, l'hanno presa, ha già fatto 10 milioni di visualizzazioni e l'hanno sparsa dappertutto. È intervenuto il presidente della RAE FOA, sono intervenuto dei deputati, è intervenuto su change.org una petizione. Io incontro continuamente, ricevo mail di preti, di madri, di tutti. Aspetta, tutto questo e lui deve andare a Sanremo. Vuolsi così, colà dove si pote, chi? Chi ha deciso? Tutti chiedono. Morgan, per molto meno, fu escluso addirittura dalla Rai. Ma aspetta, no, su questo non sono d'accordo. Vero, all'epoca c'era il direttore artistico Ramazzi di quel festival. Esatto. Una pagina, no? Andò a porta a porta, ma si auto... Massimo, questa è la conferma. Mia colpa, non bastò andare a porta a porta e venne escluso. Non bastò, fu escluso. Questa è la conferma che quando si parla di fatti autobiografici, come nel caso di Morgan... La decisione non può che essere quella. Quando invece si fa e si affronta... Perché lui sta parlando di se stesso. E allora? Junior Kelly non sta parlando di se stesso. Ah, quando dice che ha parlato i carabinieri... è un attore. Ah, che bello. Messaggio, ma mi sembra... Ascolta, ma Vasco Rossi, dove eri quando è andato al Festival di Sanremo? Con cosa? È andato con Vado al Massimo e Vita Spericolata. E allora? Ma prima cosa aveva cantato? Aveva cantato È scappata con il negro la troia. Benissimo. Vasco Rossi è uno che va in una discoteca. Non voglio difendere Vasco, ma allora era un fidanzato un po' seccato. Esatto. Che si è sentito tradito è scappata. È una frase che si dice tra ragazzi. Per quanto riguarda invece, tu mi hai detto mi meraviglio più di te, io l'ho chiesto a Lou Reed,
Gli ho detto, ma tu, con Heroin Waiting for My Man, ti senti responsabile? L'ho chiesto a David Bowie, l'ho chiesto a Mick Jagger. Mick Jagger addirittura mi ha risposto, c'è chi può permettersi la droga, perché lui va a farsi cambiare il sangue in Svizzera ogni anno, e chi no? Questo mi hanno detto. L'ho chiesto Bob Marley, io queste domande le faccio. Io sono stato molto amico di Vincenzo Muccioli, ho difeso San Patrignano, ho visto lo sfacelo che fa la droga nei ragazzini. Ma certo. Ok, allora, quindi ma nessuno mette in dubbio questo. Massimo, io sono sicura che, come dice lui, sarà un bel testo. Cioè, questa canzone sarà bellissima, anche perché l'ha prodotta Merkin Cremon, e quindi... Io immagino che abbia un certo successo. Però ti leggo un libro. Renderoni dice una cosa che secondo me non è sbagliata. Luoghi dove dare il buon esempio e luoghi dove evitare di dare il cattivo esempio. È un libro questo. Sanremo. E non riguarda Sanremo, ma in generale la libertà di espressione, tanto invocata adesso, la libertà di opinione in mani sbagliate diventano una minaccia per la democrazia e la libertà stessa. Sarà sempre una coincidenza, ma se andate a esaminare nel dettaglio il cosiddetto gangsta rap, tanto propagandato da emittenti musicali internazionali, incita la stessa violenza che tanti giovani oggi attira all'ISIS. Sono gli stessi inviti a scatenare odio, al sesso promiscuo, all'usare le donne come oggetto, al drogarsi, ad essere omofobi e violenti a qualsiasi costo, a vestirsi da delinquenti del ghetto ma con abiti firmati. L'ISIS questo sono è dei rapper. Scritto tempo fa questo. L'ISIS sono dei rapper, sostanzialmente. No, incita. Allora non stai capendo. No, dice incita a fare scelte di violenza. Ricordi che i ragazzini che prendono spunto da questo e si fanno grandi andando lì, filmandosi mentre fanno una violenza, quello è perché hanno preso questo però esempio. Però posso farti una domanda io? Sì, fai. Poiché non sono d'accordo neanch'io che questo ragazzo canti a Sanremo, non mi piace il suo modo violento. Però oggi come oggi, a me non piace neanche che alcuni direttori di giornali facciano dei titoli violentissimi solo per vendere i giornali, che le canzoni sono così, che i conduttori televisivi alcuni urlano, diventano trash o fanno cose non adeguate alla televisione pur di apparire. Cioè siamo una società che andrebbe contestata in toto, non solo il ragazzetto più debole che va a Sanremo. Esatto, non mi piace il messaggio in generale. Lui ha per essere qualcuno dobbiamo esagerare. Lui ha ragione. Per essere considerati. Però, scusate. Non è partito dal gangsta rap. Cioè, adesso non facciamo questa... No, qui si sa di testi. Non è questione di musica. I testi. Qui stiamo parlando di contenuto. Di testi, il testo, sinceramente, il contenuto di quella canzone è pesante. E non solo di quella, però ci sta vedendo Schioffi. Che però nessuno ripeto, conosceva. Schioffi sta per arrivare. Schioffi è un giovane cantautore, testi molto duri in passato. Oggi parla in una lingua diversa, scrive in una lingua diversa. Dice: io non sono quello che è stato messo all'udibrio pubblico. Ma quelle canzoni appartengono alla sua storia. Tra poco entrerà e si confronterà con noi. Però prima ascoltiamo cosa ha detto Junior Kelly, il rapper più chiacchierato d'Italia in questo momento, alla nostra Ronchin. Sei riuscito a parlarci? Questo è l'hotel dove dovrebbe, a quanto pare, alloggiare Junior Kelly, però bocche cucite e, come vedete, tutto è blindatissimo. Quanti anni hai tu? Io 12. E tu? Io quasi 13, 12 per essere. Siete qui per lui, per Junior Kelly? Sì. Gli ultimi due album, posso dire una cosa? Spaccano di brutto. La musica ti dà proprio energia. Ci sono sempre una figata, un po' me. Di parolacce, ma in quella lì in tutte le canzoni. Ah, eccolo, guarda, vedi? Guarda, salutatelo. È là. Ciao! È là. Addio! Secondo me Strega è stata una canzone un po' così per farsi conoscere. A te piacerebbe fare il rapper, sì, diventare come lui? Mi piacerebbe diventare come lui, perché lui comunque è il mio idolo. Lei è la madre. Io sono la mamma, non sì. È preoccupata? Allora, io sono andata a vedermi il testo della canzone Incriminata e non mi piace. Però non penso che siano veritiere le parole che ha scritto, che lui le pensi veramente. Eccolo. Junior Kelly, senti, Mezza Italia non ti vuole a Sanremo. Ma cosa rispondi? Mezza Italia non ti vuole, ci sono 20.000 firme. Ci fate passare. Contro di te. No? Poi si fa presto a dire di essere contro la violenza, no? Sulle donne. Ma scusa, però se una donna sembra con lui. Certo, si fa presto a dirlo, però contano i fatti. L'emulazione. Scusate. Junior Kelly, cosa rispondi? Mezza Italia non ti vuole qui a Sanremo.
Cosa rispondi? Ma non ha risposto, come non vedete. Non ha risposto come i camorristi o i mafiosi quando qualcuno gli fa le domande. L'atteggiamento, non ho detto. Ma non era spaurissimo. Ma Paolo, Paolo, io capisco che tu devi andare a San Remo. È un modo di protezione. Ci vado lo stesso. Basta è un modo di proteggere. Basta di questi luoghi comuni. Io a San Remo ci vado lo stesso. Anche se dico che fa schifo, ci vado lo stesso. Ma basta. No, ma basta di queste cementi. Su questo, Red, io penso che in realtà il ragazzo sia ben protetto per non fare errori, che poi una frase fuori posto può... A me sembrava molto spaventato in realtà. No, ma a me fa piacere invece che ho letto, per carità, sul testo sono d'accordo con te, ho letto nel libro che è uscito dove dice io non ho mai usato la droga e anzi su un palco della Panicucci a Capodanno, Canale 5, disse una frase che la Panicucci si arrabbiò molto, invece era fortissima, disse viva e abbasso la droga. Ecco. Questo sono su una linea importantissima, un ragazzo dica basso la droga. Certo, ma viva la... Però adesso arrivo alle dolenti note. Allora, ti devo chiedere una cortesia. Sta per entrare Schioffi. Sì. Il quale è stato eliminato da Amici, è venuto qua per confrontarsi con noi, però quando ha saputo che c'eri tu, mi ha chiesto, guarda, io, Red Ronnie ha detto delle cose molto forti contro di me, certo, eccetera, certo. Non mi sento, non vorrei poi che degenerasse la cosa e quindi... Ti devo chiedere se, gentilmente, però rimani qui in pista, perché vorrei poi un parere finale. Ho già capito. Beh, un gentleman della televisione, uno che fa televisione. Grazie, grazie. Però ascolta, Sì, ascolto. Ho già ascoltato molto di lui. E chiedi, però ti chiedo una cosa, fagli una domanda. Come mai, è l'unica volta che ho guardato Amici, io l'ho guardato apposta, come mai prima lui sapeva già che era eliminato, tant'è vero che era arrabbiatissimo? Perché lui sapeva già prima ancora di fare la gara, perché che veniva eliminato? Lì. Io lo chiedo, Okay, grazie. Grazie a Red Ronnie per la gentilezza. E adesso per Junior Kelly, Sanremo al momento è ancora aperta, si pronuncerà credo la Rai questa settimana, ma certamente fuori da Amici lui, Schioffi, facciamolo entrare. Eccolo qua. Benvenuto. Hai ascoltato? Sì. Allora, vedete? Allora, qui... Buonasera. Buonasera. Intanto rispondiamo subito a Red Ronnie, nel senso che tu ieri sei uscito da Amici e dice Red che eri arrabbiato, già si percepiva che tu sapevi già che sarebbe andata così. E secondo te, stando lì uno sente, no, magari... No, ero semplicemente arrabbiato con la mia squadra. Dovevo fare il mio esame. Con la tua capo squadra che non ti faceva, che non ti impiegava nei match, perché ricordiamo Amici, un programma di grande successo, Maria De Filippi, da anni, anzi, la saluto volentieri, perché chi vince sempre, con programmi, riconfermando il successo di questi programmi, non è da tutti. Non è da tutti. Quindi, non era Maria, ma... La tua capo squadra? Sì, 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 la mia capo squadra. Quindi c'era stato questo litigio con lei, anche un po' con la squadra. Ma perché non credeva in te? O qualcosa si era... No, in me io, diciamo, non mi sentivo più stimolato da una settimana lì dentro. Ma tutto nasce da una canzone che ti ha portato alla ribalta delle cronache, che può aver influenzato, perché tu eri stato, quando è uscita questa canzone, che io vorrei farvi ascoltare, perché su questa canzone... Iolandi, no? Sì. Cosa racconta Iolandi? Iolandi parla di un femminicidio, di quest'uomo... Che si scopre tradito. Psicopatico, sì, che si scopre tradito. E quindi reagisce così. E va su tutte le furie. Ecco, attenzione, lui è un cantautore, dice, l'ha detto più volte al suo disco, io mi sono immedesimato in quello che era questo personaggio. E io, come cantautore, mi sono messo in quei panni. Questo è il mio obiettivo, dice lui. Però guardate il testo di una violenza micidiale. Guardate. Non parlare brutta cagna, che da oggi sono un cane anche io. Non mi hai mai voluto dare il culo, adesso me lo prendo. Fermi, non c'è, com'è? Allora, il
cioè c'è stato un momento di sbandamento, eh? Senza adesso fare wow, c'è stato uno sbandamento ed è evidente. Dottoressa? Allora, lei ha detto, mi sono immedesimato in uno psicopatico, posto che le dico, analizzo psicopatici da 20 anni, lei ci è riuscito molto bene, quindi le esprimo, ha un certo talento, insomma, nel calarsi in quel panno. Vabbè, il testo si commenta da sé, non ci tornerei sopra. In realtà l'aspetto più interessante... Beh, però questo, il testo, sì, eh. Aspetta, un testo è terrificante, ok? Io che di omicidi di questo tipo purtroppo me ne occupo, le dico, è assolutamente verosimile, quindi è quello che accade davvero, ok? Quindi le dico, accidenti, davvero una capacità creativa per certi aspetti inquietante. Ma l'aspetto che mi ha colpito di lei in realtà non è questo. Ho assistito anche un po' alla polemica a distanza che c'è stata con una giornalista con cui lei si è anche confrontato ad amici, perché ci sono delle clip. Allora, lei qua dice io mi sono immedesimato in uno psicopatico e quindi è fiction. Di conseguenza ho raccontato a modo mio una storia di violenza, immagino per censurarla, giusto? Certo. Ecco, perfetto. Ora, quello che invece dava delle indicapate alle giornaliste di Lettera Donna, che diceva di scopare di più, di badare ad altri aspetti della sua vita, ecco, era sempre lei calato nello psicopatico, allora, invece quello è lei? Le spiego, quello è stato un mio sfogo, ovviamente da... Perché non è proprio un pensiero lontanissimo da quello della canzone. Perché io da quella canzone ho... comunque sai come... nei giorni d'oggi, ormai, la musica nasce... Cioè, chiunque può farla, qualsiasi ragazzo... Ce ne siamo accorti, guarda. Lasciamolo parlare. In generale. Cioè, il computer... Penso che lui si riferisca alla musica come base, come sì, dice. Sì, sto parlando in generale. Cioè, sì. Il ragazzo c'ha la musica, si fa il computer, sì. Apre, scrive, magari nella sua ingenuità. Può commettere... un qualsiasi tipo di errore. Quindi che lei sia... oggi prende le distanze da quella canzone. Come? Lei oggi. Allora, lo Schioffi di oggi si dice. Allora, no, ma bambini, cosa, perché molti sono bambini quelli che la seguono. Bambini, non ascoltate quel testo. Io vorrei sentirla allora, dire una cosa io, del genere. Quando sono stato. Io ho già parlato di questo. Io quando sono stato. Sì, perché ricordiamo che Amici, quando è uscita questa notizia nel novembre, e chiaramente Maria De Filippi, sapendo che era. Perché parliamo di una canzone di che anno? 2017? Non lo so, sono insomma, passati sì, 2017. Due, tanti anni fa. Esce la notizia che c'è questo testo molto duro, molto crudo, molto violento e chiaramente Maria dice qui è ovvio che ci va una riunione di una commissione a cui fanno parte tra l'altro persone di qualità come Barbara Palombelli, ne cito una per esempio, Barbara Palombelli era lì per capire se questo ragazzo dovesse andare avanti. Schioffi deve andare, deve restare Amici. Si sono riuniti e ti hanno fatto un processo. E l'hanno assolto. Aspetta, aspetta. No, ma che cosa è successo in questo processo? Voglio spiegarlo. Ecco, spiegalo, perché è importante. Ho fatto questo processo. Erano tutti presenti lì? Sì, tutti. Io ho spiegato il mio punto di vista. Tu come l'hai detto? Io ho scritto quella canzone per... Certo, ovviamente non per andare contro, per istigare, cioè il... all'omicidio. Per giustificarlo, sì. Perché è una follia, è una follia. Io mi ho spiegato lì, prima di entrare da Amici, che mi sono reso conto ed ho chiesto scusa in lacrime, sì. Ci sono i video, io ero in lacrime, sì. Ho chiesto scusa perché quello che ho scritto in quella canzone è orrendo. Cioè non lo riscriveresti, non lo riscriveresti. Oggi non lo riscriveresti più. Ma ovvio che no. Ok. Ma io, quando si è indipendenti, si è soli, non si vive questo, il grosso, no? Che poi uno cresce magari musicalmente, no? Quindi man mano poi si è anche più giovani e più irresponsabili. Si cresce, si imparano tante cose. Tante Scusa cose. Un secondo. Quando tu dici chiunque può far musica, oggi, no? Allora, per fare però il salto, per bucare, forse si è spinti a scrivere testi come quelli? Perché così tutti, in ogni caso, nel bene o nel male, però focalizzi una certa attenzione. Perché se noi non stessimo, allora, anche Junior Kelly, con quello strega, tutti noi stiamo parlando di Junior Kelly, che una settimana fa nessuno di noi... Perché è andato a Sanremo, se no nessuno sì, però voglio dire, nessuno di noi conosceva. Vorrei capire se siete oggetto di marketing forzato, per cui magari tu scrivi... Perché le parole adesso non so se le abbiamo, Giovanni, per cortesia, dalla regia. Sì, eccole. Cioè, io
mi fa piacere che tu dica sono tremende, parole, eccetera. Cioè, ma... Ho capito, ma sono pesanti. Allora... No? Cioè, non mi viene neanche la forza di leggere, no, diciamo, non no? Non è il caso. Perché qui, dentro la tua bara... Ma a parte, allora, questo, allora, io questo l'ho già passato ad amici, sì. Non vorrei e loro cosa ti hanno, che cosa ti hanno detto? Perché ti hanno detto, passato, ok, puoi restare. Cioè, come li hai convinti? A restare. Come li hai convinti a restare? Io, allora, io ho, secondo ho spiegato te. Il mio punto di vista. Semplicemente ho chiesto scusa, sono andato anche dalla signora Giulia Mengolini, che era la giornalista sono con cui ti eri riscontrato con le gli storie. Gli ho dato la mano e gli ho chiesto scusa. Questo, ho chiesto scusa. E questo è importante. Questo è importante. Dal vivo non la fai questa canzone, non la farai più questa canzone. No, non la farò mai più, dai. Posso farci? No. Possiamo strappare da questa mamma di una bambina che non farai mai più questa canzone dal quando ero bambina. Io sono cioè non scrivo queste cose da... No, ma sicuramente non sarei entrato... Puoi fare cose decisamente migliori di queste. Non sarei entrato nella scuola di amici. Ma certo, immagino. Non sarei entrato nella scuola. Scusami, quanti anni avevi quando hai scritto questo testo? Eri piccino? 23-24, no? Credo, sì, immagino. Sì, 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 però comunque perché? Ero... No, la perché? Mia domanda, allora, proprio da madre, da perché tu scrivi un testo così? Allora, e non un testo che parla di amore? Io li ho sempre anche scritti. Anche di tradimento che però non finisce nel sangue, insomma. Cioè, cosa ti ha spinto? No, ma è una curiosità. No, 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 ma ti spiego la mia storia. Io ho sempre scritto pezzi d'amore. Io, scrivendo questo pezzo, Iolandi, ho voluto dare il massimo della crudeltà, proprio del peggio. Sì. Una cosa che non aveva mai portato nessuno nell'ambito musicale. Cioè, io non volevo proprio risultare una... Ripetitivo, diciamo. No, un maschilista o una brutta persona, perché comunque sia... Beh, tua madre immagino non sia contenta. Tua madre cosa ti ha detto? Visto che l'hai tatuata, no? Ho letto, cioè, che sei tu, no? Che hai il tatuaggio col nome di tua madre? Sì. Ecco, tua madre cosa ne pensa di questo testo qua? Eccolo qui, Adriana si chiama. È un grande amore, eh. Ecco, vedete, è assurdo, no? Cioè, mamma... No, però scusa, no, io voglio capire. Si tratta tua mamma, le dà un bacio e poi tu sei in grado, cioè la stessa persona, in grado di fare questa roba. Ma è vero che gli artisti hanno dicotomie pazzesche, però mi fa effetto. Ma non è che se io ho scritto, cioè, ho scritto una cosa del genere, sono fuori di testa. Cioè, io ho voluto soltanto portare un messaggio di protesta, ma mi sono reso conto troppo tardi che le parole che ho scritto erano un po' troppo forti, erano un po' troppo esagerate. Vabbè, questo comunque esagerate. È importante ed è questo uno dei motivi per cui lui è rimasto, no, all'interno di Amici. Poi dopo fatemi entrare la chitarra. Ci sono tante mamme che quelle cose le subiscono, cioè, non le canto. Mi fai ascoltare un pezzo nuovo oggi, una cosetta dopo, veloce così, però ma per senti, dare ma la possibilità. Ma invece il pezzo Killer quando l'hai scritto? Eh? Killer, quando l'hai scritto? Killer l'ho scritto quando, prima lei mi stava parlando delle cose che poi ho detto alle... È più recente, no, quello? Sì, quello l'ho scritto per spiegare la mia posizione, il mio pensiero, cioè che io... Quindi Killer è un pezzo di adesso? No, Killer c'ha più di un anno. Pure. Vabbè, insomma, adesso, dai, un anno, la gioventù di oggi brucia sì, tutto, vabbè, però appartiene a te, dai, non è che uno però, può... Sì. Allora... Intanto però c'è un problema, cerchiamo di vedere come i tuoi colleghi fanno la musica, perché nei testi della musica trap c'è di tutto, guardate. Sì. Quando mi vede, oh madonna, le do un bacio e già si spoglia. Non ho bisogno di queste droghe, mi chiama solo per la droga. Caramelle, gusto cola, le vendo a lei, le vende in zona. I fra fanno le bustine, per davvero e poi le vendono in cortile. No, 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 per davvero, fanculo alla madama. Per davvero, no, no, scippiamo una puttana se per davvero. Parliamo in faccia, non a cazzo fra. Io non mi fido neanche su WhatsApp. La madama aiuta solo chi infama. Stammi lontana, puttana. Portaci i cerotti, puttana. Siamo tutti roti per strada. Mi sfasci se tutte le sere. Si sente già le sirene. Sta troia vuole solo a me.
Troia muovilo, sì, Troia muovilo. Sai che sento questi rapper dopo il vomito. Troia chiama Omar, Omar non li parla. Mio frate la traffica ma non la guarda. Lo senti cazzo sono ghiaccio. Alla tua puttana le piaccio. E dove andi fai il colpaccio. Sta troia la passa ad un altro. Intanto flexo con il braccio. Di sugo tu non ne sei un cazzo, no? Mi faccio un tempura. Che notte da paura. Bamba, sabbia e sesso. La strada del successo. Toccami la gamba. Passami la bamba. Chito poporoia. Io sono la tua troia. Allora, intanto io rimango basito dal fatto che voi ragazzi, perché voi scrivete queste canzoni, abbiate una concezione della donna, delle ragazze di questo livello. Ma anche cioè, le ragazze però ce l'hanno. O forse di... No, anche... Okay. Però mi domando... L'aspetto ancora più preoccupante. Mi domando, tutte queste polemiche su Junior Kelly, su Schioffi, però... Mischeta, che è la ragazza che cantava L'ultima. Dammi la bamba, che sarebbe l'altro festival. Sta all'altro festival, nessuno dice nulla. Ora, per carità, non è che Mischeta se la deve prendere con me, ma però... mi domando perché uno sì e l'altro no. Certo. Qual è la differenza tra un modo di cantare e un altro? Lei fa anche il un contenuto. Duetto. Lei interviene Paolo, anche in un duetto. Come? Una cover in una sera, nella sera del giovedì. Lei sarà però dico, nessuno dice affiatato. Nulla. Perché su. Il Junior Kelly succede l'inferno e su lei no, addirittura conduce perché con la... su Junior Kelly c'è stata la fanfara. È partita da un professore che ha individuato questo testo che nessuno oggettivamente aveva visto, che forse anche colpevolmente chi ha scelto il cast non è andato a verificare, ma al di là di questo... Ma perché scrivete, cioè perché è la realtà di oggi che è così, allora, siamo vecchi noi che non capiamo cosa succede in giro. Questo... A parte che la trap è un mondo che non mi appartiene più di tanto, quello della musica trap. Però secondo te poi perché si racconta così? Si racconta così perché è una moda. Ma loro vivono davvero così? Sì, ma sono... No. Cioè, gli americani fanno così. Però, ripeto, questi allora sono, cantano allora questo, andiamo... ma sono aspetta, altro? Aspetta, allora, la trap è nata ad Atlanta in posti di prostituzione e spaccio di droga. Vabbè. Questa è trap quello è il mondo di riferimento, ma in Italia non c'è quel mondo lì. È una sorta di assimilazione, una sorta di imitazione di ideale di un mondo uno che in realtà non è qualcosa che non è esiste. Uno scimmiottare. Mai che l'America copiasse il neomelodico che è nato invece a Gigi Napoli sulla virtù di una realtà. Comunque sempre, vedo che se ne occupano anche ieri i telegiornali, se ne sono occupati, quindi è sempre interessante. Però siccome mi aveva chiesto, io voglio farvi suonare un attimo quelle che sono le mie canzoni anche, che non rimanga impresso solamente quel passaggio. Allora, mi fate entrare gentilmente la chitarra. Prego, vieni con sta chitarra, facciamo una volta quindi una roba... Quindi dopo stasera io dovrò sopportare mia figlia che canta anche te, oltre tutti quei rap. Vedete, aspetta, guarda che bel ragazzo, facciamo vedere questo bel ragazzo, che da noi ci sono i bei ragazzi che lavorano. Oh... Sei pronto Alessio? Sono pronto. Allora, sei pronto Giorgio? Perché lui poi si chiama Giorgio. Sì. Giorgio, facci ascoltare un attimo, dai, via. Va bene. Come si chiama questo? Come questo titolo? È un mio brano, si chiama Parlerò di te. Vediamo, accennamelo, Vai. Vado. Parto. Te lo accenno. Di te con amici ad un caffè che mi fa restare sveglio. Ho parlato ad alta voce sotto questo cornicione con la pioggia dell'inverno. Ho parlato di un castello nelle valli dell'inferno dove ci passo le notti. Ho parlato un po' di te alla luce che non c'è, quando mi vedrai nascosto ancora parlerò di te. Io parlerò di te quando questa città dorme e mi sento meno forte, sai che parlerò di te. Io parlerò di te per un milione di volte finché tornerà la notte, sai che parlerò di te. Io parlerò di te
questo è un te. Allora, vorrei. Siccome mi hai costretto a far uscire Red Ronnie, vorrei sentire Red Ronnie su questo da lontano. Cosa pensa di questo pezzo, Red? Bello. Beh, non è un capolavoro, ma è bello. Cioè, non è certo. Io sono sempre contento se qualcuno cambia strada. Io ho avuto anche uno screzio con Marco Masini, visto che si cita nel passato, perché aveva preso una deriva molto negativista, eravamo amici, tant'è vero che nella canzone Vaffanculo ci sono io, il giornalista è quello sono io, poi abbiamo fatto pace. Ma cosa dici, cosa diresti a questo ragazzo che non ha voluto confrontarsi con te? No, ma io lo capisco che non voglio confrontarsi con me, è totalmente smarrito, è uscito da un frullatore qual è quello di Amici, dove è stato preso nonostante non lo dovessero prendere, perché doveva passare un po' di tempo. E chiaramente lui è smarrito ed è stato usato. Lui non se ne rende conto, ma è stato usato. No, alla fine non è un cattivo ragazzo. Gli consiglierei uno psicologo, e quello glielo può dire anche Roberta Buzzone. Però vabbè, tutti abbiamo bisogno, anch'io devo andare dallo psicologo. Mia madre mi ha sempre detto che dovrei andare dallo psichiatra, dallo psicologo. È un consiglio. Queste sono cattiverie. Ecco, però queste sono cattiverie, quelle che lui sta dicendo sono cattiverie. Quelle che io sto facendo, cioè, non è psicologo di che cosa. Giorgio, posso dire Giorgio, una cosa? A parte se che ci dobbiamo andare tutti dallo psicologo. Aspetta. Tutti! Io già ho i miei problemi, io dallo psicologo già ci sto andando. Io ti dico una cosa, poiché ho sempre... Viva la verità! Io ho sempre tifato per i ragazzi, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, niente di più. Allora, sono contenta che tu ti sia pentito. Che tu vada, smetta subito, presto, appena puoi, di andare dallo psicologo, non di andarci. Allora, Schioffi, io ti dico che nella vita si scelgono strade, si scrivono cose. L'importante è avere uno spirito critico che ti permetta di vedere magari gli errori che ognuno di noi fa, e ne faremo tutti, io per primo ne farò e continuerò a farli. Però ricordi una cosa, che confrontarsi anche con chi la pensa diversamente è sempre importante. Noi qua ti auguriamo un viaggio sempre nel modo giusto. Il confronto va fatto sempre nel modo giusto. Insomma, però qui era il modo giusto. Grazie, ci fermiamo per un istante e poi parleremo di una cosa incredibile, ma dopo la pubblicità. Grazie Schioffi. Grazie a te. Siamo tornati per parlare di un tema che purtroppo è veramente molto delicato. Questa è l'era definita dagli studiosi l'era della solitudine di massa. Cioè, è vero che internet ci permette di connetterci con tutto il mondo, però poi in realtà queste connessioni spesso le abbiamo con uno schermo. Può essere quello di un computer oppure quello di un telefonino, ma sempre uno schermo è. E noi siamo soli a confrontarci con quello schermo, che poi può essere a volte uno specchio distorto, perché ci fa sembrare una cosa per un'altra. Per esempio, pensiamo di parlare, di chattare con una persona che in realtà è diversa da quella che sembra. E dietro queste situazioni si nascondono delle storie incredibili. Noi parliamo questa sera delle truffe che molte donne, molti uomini subiscono, forse anche per ingenuità, certamente, ma subiscono in modo pesante. E lo facciamo partendo da un programma che si chiama Catfish, è un programma importante, che racconta e mette in connessione chi? Le vittime delle truffe con le persone che le hanno truffate. Proprio a confronto, a sorpresa, si trovano davanti, per esempio, portano la vittima davanti alla persona che ha costretto la vittima per anni magari a immaginarsi una cosa che non era. Sia uomini che donne sono vittime. Partiamo dalle donne. Mi fido di Anthony perché parliamo sempre al telefono, ma lui mi dà anche molte ragioni per chiedere il vostro aiuto, perché gli dicevo usciamo quando si è trasferito a Washington e mi ha dato buca 3 volte. Gli hai mai mandato soldi o altro? Sì, gli ho mandato quasi $500. Io lo amo? È gentile e sa metterti a tuo agio.
Parliamo di cose personali. Non voglio arrendermi ancora. Voglio solo... Voglio che sia reale. Ok. Lei è Larissa. È che tu hai mentito a Larissa, che lei ti ha mandato dei soldi e che le hai promesso di incontrarla. Sì. Quindi stiamo cercando di capire se sei solo un grandissimo... No, non è così. ...idiota. Chi è Anthony e perché hai creato la pagina? Ho creato la pagina solo per vendicarmi di Anthony, che è un mio ex amico di Seattle. Quindi le foto di Anthony che usi sono... Quelle sono le sue vere foto. Anthony ha fatto lo st***o mettendosi con una con cui stavo all'epoca. L'ho scoperto e ho deciso di creare un falso profilo per rovinare le cose con la sua ragazza. Ecco, ma questo programma racconta storie non solo di uomini, di donne che finiscono in trappola, che nell'immaginario collettivo sembra più facile, ma anche di uomini. Guardate. Devo scoprire chi sia in realtà. Le ho detto così tante cose. Parlavamo senza fine, giorno e notte. Cioè, ci addormentavamo al telefono a volte. Ci siamo detti anche ti amo. Come va? Sono Neve. Ciao. Perché mi hai ingannato per 8 anni? Sinceramente non lo so, ero in una situazione. Volevo scoprire se il mio ragazzo mi tradiva, quindi ho creato quel profilo per beccarlo. Ecco perché ho iniziato a parlare con CJ. Da dove arrivavano tutte quelle foto? È un'amica di mio figlio su Facebook. È un tema molto delicato che riguarda tantissime persone anche in Italia. Saluto la dottoressa Stefania Andreoli. Benvenuta, bentornata. In collegamento il professor Stefano Zecchi. Buonasera, professore. Buonasera, buonasera. Nel backstage, e tra poco ci raggiungerà, c'è Pamela Prati, che ha una storia sviscerata e raccontata per più di un anno che ha delle strette somiglianze con alcune storie che racconteremo questa sera. Allora, siamo tutte vittime potenziali? Potenzialmente sì, dopodiché in realtà esiste un vero e proprio profiling della possibile vittima che dipende dai fattori di rischio e dai fattori protettivi che ognuno di noi mette in campo nelle relazioni con gli altri. Quindi, in linea generale, che siamo tutti a rischio è sempre vero. Che poi possa davvero capitarci qualcosa che ci veda protagonisti di storie di questo tipo, invece no, ed è il motivo per cui investire sulla prevenzione, partendo dal parlarne come stiamo facendo stasera, potrebbe aiutare qualcuno. Professor Zecchi, ma la difesa tutti noi nasce dalla testa, no? Noi abbiamo una testa, c'è chi è più pronto a difendersi, eccetera. Una cosa che mi sconcerta, che scopriremo anche nel corso di questa serata, è che non sono solo persone cosiddette deboli a subire questo tipo di truffe, di questi inganni, ci sono anche persone preparate. E che sistemi di difesa devono avere, secondo lei? Cosa non funziona? No, ma secondo... Guardi, no, non mi convince. Cioè, scusate la presunzione, a me non mi fregano, cioè ste robe qua che ho visto non mi fregano, c'è poco da fare, adesso non è che ci voglia la testa di Einstein, ma se uno effettivamente ha una sua fragilità, una sua debolezza, ecco, questo si potrà giustificare da un punto di vista psicologico, eccetera, ma se uno, voglio dire, non ha l'intelligenza, l'esperienza sufficiente, è chiaro che poi viene manipolato, ma questo sempre, ovunque e dappertutto, anche quando va al supermercato, quando va al mercato, cioè, ecco, cerchiamo di non esasperarci troppo. Però la solitudine ha un peso pesante? Sì, e soprattutto non ha a che vedere con l'essere stupidi oppure intelligenti, essere soli, perché non è un difetto. E quindi su questo sarei un po' cauta. Questo ha perfettamente ragione, però nei filmati che abbiamo visto, mettendo anche tutte le tare sulla loro correttezza, sulla loro verità, non è tanto una questione di solitudine. Io sono d'accordo che la solitudine possa portare, per l'amor del cielo, a non so quale debolezze, certo, però non è che di per sé le persone sole
sono, nella loro solitudine vengono imbrogliate. No, perché professore... dice, no, capisce, facciamo di tutto un erbo un fascio. Cioè, diciamo così, ci sono sempre stati i truffatori e i truffati. Allora, c'è un gran film di Monicelli Steno che si chiama Guardie e ladri. C'è quello che fa la guardia e quello che fa di mestiere il ladro. E infatti Totò fa il ladro e dice, ma questo è il mio mestiere. L'unica questione che noi dobbiamo porci e preoccuparci è che quando tu becchi il ladro, non è che dopo una giornata lo lasci andare e gli dai anche il reddito di cittadinanza. Lo tieni in prigione, punto e basta. Cioè, questo voglio dire, siamo a un momento, non mescoliamo le carte. Allora, professore, tutto è plausibile. Allora, professore, tra poco ci sarà Pamela Prati, entrerà qui. E devo ricordare che tempo fa Pamela Prati, quando era ancora al centro di tutto quel ciclone mediatico sulla storia, presunta storia, che poi è risultata essere inesistente, con Marco Altagirone, proprio qui davanti alle nostre telecamere, ebbe a dire di se stessa delle parole molto dure. Ascoltiamo e vediamo. Ho 40 anni di carriera, ok? Non avevo bisogno di tutto questo, che a me ha soltanto aggravato. Sono stata fragile, mi hanno manipolata. Sarò cretina, sono una cretina. Ebbene sì, ci ho creduto. Che ti devo dire? Sono una cretina, ok? Però 40 anni di carriera, io li ho. E lo so, e so io quello che sto passando. Saluto Pamela Prati. Ciao Massimo. Ciao. Bentornata. A tutti. E saluto l'avvocato Lina Caputo. Buonasera a tutti. Allora, io mi ricordo che quella sera, quando tu eri entrata, c'era stato un gelo totale del pubblico, che bene o male tutti amici nostri tornano a trovarci, eccetera. Perché, però, quando hai detto quella cosa, il pubblico applaudì spontaneamente. Le avevi, forse avevi detto una roba vera, insomma, in quel momento, cioè sono stata una deficiente, una cretina, ho sbagliato tutto, eccetera. Però queste storie di questa sera apriranno, no, delle riflessioni importanti. Allora, cosa ti ha fatto più male? Cioè, quell'applauso, secondo te, tu aspettavi quell'applauso? Perché quando sei entrata c'era un gelo. Certo che lo aspettavo, perché a volte è vero che la... Sono emozionata, perché quando vedo questo rivivo tutto il dolore che ho passato ed è difficile per me raccontarvelo, cioè mi sento davvero male, perché sono stata fragile, sono stata veramente stupida, ma non lo sono nella vita reale, perché io mi sono innamorata, io ho sempre vissuto d'amore, l'amore per me è stato fondamentale, ma è stata anche la mia trappola, Massimo. Sì, assolutamente, ma... e quell'applauso io l'aspettavo, perché veramente è una carezza in tutta questa cosa che mi è stata fatta, una carezza di cui io avevo assolutamente bisogno. Il dolore più profondo era, cioè, a distanza di mesi, pensare che fosse tutto finto, che tu sei andata lì, cioè sono ti senti tipi anche di dolore di essere stata... Ti sei detta, perché il professore è stato molto duro, no? Ha detto, io non posso accettare. Beh, il professore, io lo stimo tantissimo, non c'è, ma ci si deve trovare, soltanto quando tu lo vivi sulla tua pelle puoi capire. I sentimenti non sono stupidi. Sì, ma è più pesante essere stata ingannata, no, oppure non essere stata creduta. Perché questo, c'è tutti gente che ancora oggi dice, non credo la versione di Pamela, no? Ancora oggi c'è gente. Ma qual è il dolore peggiore? La verità è più assurda della menzogna, pensa. Cioè, è talmente difficile spiegarlo, e io vi capisco che è difficile spiegarlo, ma spero che il tempo, ma questa sera però mi darà, vedremo, ragione. Professore, diceva? No, dicevo che a sentire quello che ora ha detto la signora Prati è assolutamente condivisibile. Cioè, il passaggio è stato questo, è stata truffata, si è... in qualche modo confessata sul motivo della truffa e ha condannato se stessa, prima evidentemente di condannare chi l'ha truffata. È stato, in quello che abbiamo sentito, assolutamente sincera, quindi è proprio, vorrei dire, il modello da utilizzare. Non diciamo che soltanto le persone fragili sono vittime, eccetera, eccetera. Certo, c'è un elemento in più, ma è evidente. Purtroppo l'ignoranza ti porta a delle situazioni, la fragilità, la solitudine ti porta a quelle situazioni. Ecco, ma quello la fragilità che non è ignoranza. Dire, come
No, infatti sono due cose diverse. Stavo dicendo, volevo che forse non mi sono spiegato. Sono la solitudine, l'ignoranza. Ecco, allora non diciamo che queste sono giustificazioni che consentono di accettare il dramma che lei ha subito, che subiscono tante persone, di quella truffa. Lei l'ha spiegato bene, è entrata con un filmato dove con molta energia diceva quanto è stata cretina, e capisco tutto il dolore che questo comporta, ma appunto cretina. Ecco, cretina. Sono stata cretina, non sono cretina, professore. No, non l'ho detto professore. Io, eh. No, lo dico, però volevo specificare. No, non l'ho detto io, l'ha detto lei, eh. Certo, infatti sono stata cretina. Non l'ho detto io, No, no, diciamo che non siamo né io il professore a dirlo, è stata Pamela a dire, certo. Quando ti ho messo un po' le strette quella sera, e a un certo punto hai tirato fuori la tua grinta, dicendo davanti a tutti, ho sbagliato, sono cretina, quello che volete, ma l'hai detto. Sì. Però voglio capire, siccome dietro le truffe, dottoressa, queste truffe che noi questa sera vi faremo vedere, che sono pericolosissime e sono tantissime purtroppo, sì, si nasconde una macchina criminale molto precisa, ha sempre un riscontro economico. In caso, nel tuo caso, cioè chi avrebbe, e uso sempre poi condizionali, avrebbe creato la truffa, ha avuto dei ritorni economici secondo te? Purtroppo non ne posso parlare perché ci sono delle indagini e lo può confermare anche il mio avvocato. C'è ancora la questione, avvocato Caputo, è ancora aperta? Sì, è ancora in fase di indagini. Però chiaramente c'è sempre dietro la truffa una questione economica, perché altrimenti non si configurerebbe la truffa. Esatto. Perché sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione, quindi è un fenomeno talmente diffuso che abbiamo dovuto scomodare. Sì, ma voi avete, la perché lei la sua presenza qui, oltre che di sostegno psicologico a Pamela, ha anche un senso, cioè c'è, la questione va avanti, certo, prenderete dei provvedimenti legali, continuate la vostra battaglia. Noi abbiamo già depositato una querela in procura. Nei confronti di chi? Delle persone note o ignoti? No. Chiaramente di ignoti, dando le nostre osservazioni, i nostri dubbi, tutto quello che c'era da dire. Abbiamo raccontato i fatti per come sono andati. Quindi c'è ancora una fase di indagini, ancora non ci sono stati rinvii a giudizio, quindi stiamo aspettando i tempi della giustizia, che si sa che sono abbastanza lunghi. Solo contro ignoti? Non ci sono altre denunce nei confronti di altri? Noi l'abbiamo fatto contro ignoti, ci è sembrato più giusto farla così. Va bene, io voglio fare un passo avanti, perché questa sera vi faremo ascoltare delle storie di truffati e di truffate. Il nostro Daniele Bonistalli ha incontrato una donna, che così nell'ascoltarla, poi ho avuto modo, adesso l'abbiamo sintetizzata questa intervista, ma io ho ascoltato tutta l'intervista, è una donna culturalmente preparata, è una donna che aveva una sua vita e ha una sua vita normale, eppure anche lei finisce in questo giro. Ascoltate. Io ho fatto la videochiamata con questo video, io non so lui come abbia fatto, io vedevo lui. Monica è finita nella rete dei truffatori online un anno fa. Sono stata contattata su Instagram da questa persona. Lui mi parlava in inglese, io un po' lo masticavo. È iniziato tutto con un semplice ciao, come sei carina, eccetera, eccetera. Io gli dissi che mi stavo separando. Dalle foto era un ex modello di 50 anni, mi sembra un bell'uomo. E quindi lui ti diceva di essere quest'uomo qui? Però si era spacciato come americano? Sì. Quali sono le emozioni che ti ricordi di quel periodo? Lui è riuscito proprio a prendermi di testa. Cioè lui mi ha preso e mi ha fatto veramente innamorare. Lui mi diceva cose e io facevo esattamente quello che voleva lui. Questa diceva che era sua moglie morta. Dopo poche settimane le cose cambiano, comincia la richiesta di denaro. La prima volta che mi ha chiesto i soldi, nel giro di un mese che ci conoscevamo, lui appunto mi disse che lavorava in una piattaforma petrolifera in mezzo al mare. Sua figlia era in vacanza, non ricordo dove, e gli hanno rubato appunto la borsa con i soldi e tutto. Ti prego, mandagli 500 euro, almeno si compra il telefono. E io come? Ma non hai la carta di credito, non puoi fare un... No, da qua non si può, insomma, poi te li ridò e quant'altro. Vabbè. Quanti soldi hai perso in tutto? Totali sono 3.500 euro.
problema è che da lì, nei giorni successivi, mi ha chiesto 30.000 euro. E io mi sono impanicata e gli ho detto, io non li ho. Da lì è venuto fuori proprio le minacce. Sappiamo dove abiti, ti veniamo a prendere i bambini, ti pentirai amaramente, bracci i soldi, eccetera, eccetera. Ti adesca una certa persona, quando tu sei bella intortata, girano tutto a questi criminali, perché sono tutti complici. Come hai gestito quei momenti, quei mesi, insomma, difficili comunque? Anche da madre, perché hai due figli piccoli. Purtroppo non c'ero. Quello è stato bruttissimo. Purtroppo loro mi dicevano, mamma sei sempre al telefono, e io purtroppo, è la realtà, perché poi i bambini, soprattutto quando sono piccoli, si rendono conto tantissimo. Era una mamma assente. Dottoressa Andrea, una storia di questo tipo, una storia virtuale, anche lei non aveva mai visto questa persona, che si presenta sempre molto belli, che hanno sempre lavori lontani, all'estero sempre difficoltà poi di collegamento, perché questo è l'altro problema, può diventare così totalizzante. Sì, assolutamente, questa è una storia molto indicativa, ci sono degli elementi proprio cardine, tipici, oltre a quelli che abbiamo già elencato c'è il fantasma della moglie morta, quindi l'idea che quest'uomo sia un uomo ferito per il quale tu puoi fare qualcosa, c'è poi sempre l'elemento esotico, no? Quest'uomo lontano che parla l'inglese, che vive all'estero, che ti cerca nel momento in cui, questo è assolutamente indicativo, tu ti stai separando, quindi in quel momento hai un fianco molle. Questo che intendevo prima, professore, quando dicevo che ci sono degli elementi di rischio, non sono io a dirlo, ma nel tentativo di fare chiarezza, una sistematizzazione di chi è più in pericolo ci permette in effetti di coprire il fianco delle potenziali vittime, questo che intendevo, no? Quindi in questo momento, quando arriva nella tua vita una persona con queste caratteristiche e trova quello spazio libero, è come se può riempirlo non solo tutto, ma andare ad invadere anche gli altri ambiti, compreso quello della genitorialità, perché nessun buon genitore è un buon genitore se non c'è in primis per se stesso, no? E in questa relazione tu trovi una gratificazione che diventa la prima e l'ultima cosa a cui pensi nella giornata. Professore, la colpisce di più l'ingenuità da un lato delle vittime oppure la spregiudicatezza di chi mette in atto un'azione del genere? Dunque, intanto la dottoressa ha fatto un quadro molto giusto ed è condivisibile nella sua valutazione, ma questo non è che mi fa cambiare, così adesso le rispondo, quel punto di vista molto semplice che ho esposto prima. No, in effetti io trovo che questi truffatori sono diabolici, sono micidiali, sono in qualche modo anche, devo dire, ma permettetemi che lo dica, poi mi fanno, guardi, quasi simpatia, scusatemi. Beh. Perché mettono in scena, fino a che non arriva la minaccia, ma quale fino simpatia? A che non arriva, ci si deve trovare, ma mettono simpatia in scena, di niente. Ma che simpatia, ma guardi, non, ha ragione, professore, vedere, veramente, questa forse, guardi, non gliela concedo, assolutamente, sì, un po' eccessivo. Ecco, d'accordo, che simpatia, capisco, anzi sono crudeli, però, e se pensi che sono delle donne che ti hanno fatto questo, è ancora senta, peggio, mi faccia, guardi, mi creda. Ho capito, mi faccia spiegare, siccome sì, ma non deve mi fare ha fatto una domanda una specifica, crudele. Non voglio dire che questa messa in scena che loro costruiscono, simpatia vuol dire che in quel momento lì io in qualche modo sono catturato da, c'è poco da dire, da quell'intelligenza diabolica che rovina le persone. Allora, per difendersi da è questa cattiveria, situazione, non è intelligenza, è cattiveria. È cattiveria. I cattivi sono anche intelligenti. Guardi, comunque sono cattivi. Il cattivo per antonomasia, nella nostra tradizione è Lucifero, che è anche molto intelligente. Quindi la cattiveria non è separata dall'intelligenza. Ecco, ma volevo rispondere a Giletti.
Purtroppo queste cose nascono proprio perché c'è una terribile lucidità, d'accordo, di cattiveria, ma con un impianto, diciamo così, di crudele, così la signora Prati magari mi giustifica un po' di più, crudele genialità. C'è poco da fare, questo che si, ed è quello che stava spiegando prima la dottoressa Andreoli. No, ma infatti, la dottoressa Andreoli. Professore, adesso infatti, quando lei parla di crudele genialità... Tre volte l'ho detto. L'ha detto tre volte. L'ho detto. Perché molto spesso noi pensiamo che dietro a queste storie ci sia un semplice, un isolato, un personaggio che è un po' così imbroglione, no? Lei parlava prima di Totò, no? No, qui ci sono delle vere e proprie organizzazioni internazionali che hanno sede in paesi esteri dove magari i controlli sono meno precisi, è molto più complesso intervenire. Vi facciamo vedere delle immagini molto forti, è un programma che nasce in America ma ha anche un fratello, tra virgolette, in Australia, si chiama 60 Minutes. Perché è importante vederlo? Perché 60 Minutes, con una inviata, va insieme alla polizia di un paese africano a tentare e a individuare un gruppo, un'organizzazione di persone che avevano tratto in inganno una donna di 67 anni australiana che aveva dato molti soldi a un ragazzo giovane africano, si era innamorata di questo ragazzo, è andata in Africa, ha continuato a dargli dei soldi, però a un certo punto viene uccisa. Quindi c'è un passo in più ed è sconvolgente. È per quello che noi vogliamo farvi vedere queste immagini. Ripeto, sono molto dure, guardatele. We strike just before 6 a.m. on a Sunday morning. Step out. Everybody step out. Step out. Come here. Step out. Everybody get down. Flat. Flat. This one is drunk. She's drunk. Lie down. Come on, why are you wasting time? Come here. Police seize computers and phones, all tools of the trade. Searching the compound, they find expensive clothes, watches, and cars. You're a student, right? And you use a Porsche. How did you afford that? Answer me. Talk. The scammers are taken away, but not before giving up the location of the gang's ringleaders. So now it's a race to reach their boss's home before anyone can tip them off. Stand up. Stand up, stand up. Stand up. You know, it's a business for you, but you ruin people's lives. I don't scam, please. You don't scam. Nobody asked me. So why was it that was the first thing you picked to hide was your laptop? Why didn't you quickly remove your watch to hide your watch or hide yourself under the bed? Why the laptop? Have you ever thought about the victims of scams? The poor people who send their money to men like you? Insomma, sono delle immagini che fanno veramente, dottoressa Andreoli, fanno venire i brividi, sì, perché quella donna è stata ammazzata e avete visto cosa c'è dietro, decine di persone che lavorano, altro che il facile imbroglione. Sì, oltretutto secondo me andrebbe detta una cosa, questa è sicuramente la versione più grave e criminogena delle cose di cui stiamo parlando. Negli RVM che abbiamo visto all'inizio del blocco in realtà forse vedevamo invece un altro tipo di persona che finisce per essere l'aggressore, il predatore online, no? Quello che vuole vendicarsi perché l'amico gli ha fatto uno sgarbo piuttosto che la signora sovrappeso che cerca un contatto. Quindi è come se fosse un continuum lungo il quale questa è la versione peggiore che possa capitare. Come spesso succede, poi la vita replica, prende questo modello, la fa propria e anche nel piccolo arriviamo anche al criminalino che senza saperlo mette in campo delle cose, magari a volte anche giovanissimo, senza sapere che possono avere delle ritorsioni, delle ricadute sulle sue vittime, non solo molto 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 gravi. Qui vicino a me
mi ha raggiunto un attore che tutti voi conoscete. Saluto Michelangelo Tommaso, benvenuto, ciao Michelangelo. Buonasera, buonasera. Ha lavorato con Ozbetek, numerose serie televisioni, di film, eccetera, in TV. Perché, direte, una cosa c'entra? E c'entra. Perché l'inganno, come racconta bene la storia di Pamela Prati, per avere il suo Marco Caltagirone, chi organizza l'inganno prende dei profili di persone, deve essere una persona affascinante, bella, si chiama furto d'identità. Fanno foto, fanno video, le postano come se quelli che fanno l'inganno fossero davvero quelli che arrivano solo in quella fotografia, immagine che la vittima si illude sia. E quindi, cosa c'entra lui? C'entra, adesso ce lo spiega lui perché. Allora, che ti è successo? Allora, dunque... Perché è incredibile sta storia, no? Cioè sì, uno abbastanza. All'improvviso si trova... Dimmi sì, che io ti è sono successo. Rimasto molto colpito. Sostanzialmente è andata in questo modo. A fine agosto dell'anno scorso ricevo un messaggio su Instagram da parte di una ragazza maltese che mi dice: guarda, ti devo informare del fatto che c'è una persona che corrisponde alla tua identità fisica che mi chiede dei soldi. E dico: come ti chiede dei soldi? Lei mi dice: sì, abbiamo avuto una relazione sentimentale di messaggi, scambi online, e lui è finito per chiedermi del denaro. Mi ha detto che è in difficoltà, avrebbe bisogno di soldi, ma io ho controllato e sono riuscito ad arrivare alla tua identità. Ti avverto, sappi che esiste questa persona e corrisponde a questo profilo, a questa cosa. Cosa è successo? Io ho immediatamente preso provvedimenti. Io ho delle amministratrici, sono due ragazze volontarie che mi seguono un po' i social, eccetera. Loro hanno subito segnalato il profilo falso e lui è sparito. E quindi sembrava che la cosa fosse finita lì. Dopodiché, allo scorso, era dicembre dell'anno scorso, ho ricevuto un messaggio disperato su Instagram da parte di un'altra ragazza che mi scrive: ti prego, dimmi dove sei, ho bisogno di sapere dove sei, sono disperata, dove sei? Io sono un po', resto un po' perplesso perché dico: ma non ci conosciamo, cioè in inglese tutto questo avviene. Lei mi fa: ti devo spiegare, io ho appena versato dei soldi a una persona che mi dice che sei tu, ho bisogno di sapere dove sei, ti prego, I'm heartbroken, ho il cuore spezzato. Allora io ho capito di che cosa si trattava, le ho detto: guarda, per caso questa persona sta utilizzando le mie immagini, sta usando foto in cui sono in treno, in giro, insomma. Lei mi ha iniziato a dire sì, è così, e mi ha iniziato a spiegare la storia. Mi ha detto che questa persona le aveva detto di essere da poco rimasto vedovo, che era una guida turistica. Quindi, come diceva la dottoressa Andreoli, si crea la situazione critica, personale, momento di difficoltà, per colpire. Tra l'altro, vi faccio vedere, non è che Michelangelo dice: vai, sarà capitato solo a lui. Ascoltate quest'altra storia. È sempre un'altra persona, il quale addirittura subisce la stessa cosa, gli rubano la sua immagine, la sua fotografia. E poi, non contenti, lo chiamano per dirgli: hai altre foto da darci? Ascoltate. Mi arriva una chiamata di numeri estranei, un tizio che si chiama Christopher... E di dov'è questo Christopher? Lui è ivoriano. E gli hai fatto anche degli screenshot però mentre ti chiamava, fammeli vedere. Questo è il truffatore. Questo basso, è uno dei truffatori. In basso potete notare la mia immagine. È un ragazzino. È la persona che mi ha chiamato in video chat e che mi ha chiesto se potevo fornirgli delle foto perché lui potesse continuare la sua attività. Loro addirittura chiedono che io sia un attore, figurati. E quindi mi dicono: ma tu devi sapere che purtroppo qui in Costa d'Avorio tutti quanti lavorano con le tue foto. Per loro è materiale, dai, è materiale di lavoro. Quindi infatti, praticamente tu sei una gallina dalle uova d'oro per la Costa d'Avorio. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma ti hanno offerto anche dei soldi? No, assolutamente, anzi mi chiedono dei prestiti. Mi chiedono dei prestiti perché loro mi dicono che in Costa d'Avorio è una vita molto difficile e che per loro anche 10 euro al mese sono importanti perché le possono servire per continuare gli studi. Io, insomma, cerco tutto e per tutto di giocare dietro la mia sensibilità, motivo per cui capisco come possono cadere nel trainello certe donne, che loro si fanno molto umili e si sanno spendere molto bene. Pamela? Stavo chiedendo appunto al mio avvocato se potevo dire questa cosa senza dire nomi. Sì, a me hanno chiesto dei soldi. Ti hanno chiesto anche dei soldi? Mi hanno chiesto dei soldi e io li ho dati. Sì. Questa è la prima volta che
perché poi quando l'hai venuta non ce l'avevi detto, però quindi perché nasconde... non posso dirlo. Però nasconde tutto. Sempre la stessa cosa. Cioè, alla fine uno cede. Per levare delle mie fotografie da... Un certo tipo di fotografie. Un certo tipo di foto. Io sono un sex symbol da sempre, quindi lo sanno tutti, insomma. Però dovevo levare queste fotografie, che tra l'altro neanche c'erano, e ho dovuto dare questi soldi, dei soldi. Professor Zecchi, sono casi molto... Non sono limitati. La storia di Pamela è una storia che ha riempito i giornali per un anno, eccetera. Però Michelangelo ci racconta di tante persone che l'hanno contattato. Lui fa l'attore, quindi voglio dire, pensate in che giri poi rischi di finire. Cioè, la tua immagine moltiplicata per decine e decine di volte, la gente pensa che sia lui il truffatore poi alla fine, no? Cioè, lascia molto perplessi. No, non aspetti, è solo ingenuità, ecco. Aspetti un momento. Allora, un conto è il furto d'identità e un conto è la truffa. Per esempio, in studio c'è la signora Prati e un conto sono quelle truffe lì. Allora, sono cose completamente diverse, ma vede, la confessione in questo istante della signora Prati dice qual è il denominatore comune, cioè i soldi. Allora, il fatto che noi abbiamo consapevolezza che dietro tutta questa messa in scena, che io prima ho detto con una, e mi scuso, con una parola probabilmente sbagliata, della simpatia, comunque dell'attrazione che questa cosa qui ti trasmette, al momento in cui uno sente che incominciano a chiedere non 100 euro ma un euro, dovrebbe a quel punto capire in che mani è finito. Anche trasmissioni come queste servono per far capire che ci sono dei truffatori in giro, che oggi la tecnologia permette delle situazioni molto più complesse di quelle che potevano essere tra Fabrizi e Totò, e allora essere un momentino... E infatti ha ragione lei, proprio per questo, professore, proprio per essere utili alle decine di donne e anche di uomini che cadono in queste situazioni, ascolti questa storia che ha raccolto Francesca Carrarini, di una donna che è stata vittima anche lei di una situazione del genere, analoga, ma che ha la forza di creare poi un'associazione per spiegare alle donne e agli uomini come si devono difendere. Ascoltatela, perché tra poco entrerà qui. Ascoltate. Certo. Si presentano come stranieri, parlano molto male l'italiano, ecco, il truffatore è un viaggiatore, perché poi chiederà i soldi da un'altra parte. Ci sono delle domande per smascherare questo? Chiedere subito una videochiamata. Immediatamente? Subito. Una videochiamata, anche perché se non è un truffatore non ha nessun motivo per rifiutarla. Perché il truffatore dovrebbe rifiutarla immediatamente? Perché non può, perché assolutamente non è quello della foto. Però attenzione, perché poi col passare dei giorni, dopo la richiesta di videochiamata, potrebbe arrivare una videochiamata dove non ci si parla, dove non c'è voce. Quello è un video falso. Inventerà ovviamente la scusa che non c'è audio, la scusa di una cattiva connessione. Quando è che si passa dalla mera conversazione alla richiesta di denaro? Si passa solamente quando hanno captato la mia fiducia. Nella loro disponibilità quotidiana, poi arriva un giorno o due che loro non si fanno più sentire. Senza dirti niente. Se tu li cerchi e dici, caspita, cosa è successo, come mai, tutto bene, ok, vuol dire sei quasi pronta. Perché hai una dipendenza già da loro. Poi, cosa fondamentale, prima di una richiesta di soldi c'è sempre un probabile incontro. In modo che tu entri già nell'ottica che a poche ore lo vedi. Non ti deve dare il tempo di pensare, non ti deve dare il tempo di realizzare. Anche perché loro non chiedono soldi a vuoto, loro chiedono un prestito, poi dopo te li ridò. Risolviamo tutto, mi serve solo, è una complicazione momentanea, poi dopo si risolve tutto. L'ultimo passaggio è quello di denunciare. Assolutamente. Andate a denunciare, non fatelo da soli, andate con qualcuno, fatelo. E la signora Maria Grazia Bortolussi ci ha raggiunti qui al centro di Non è Arena. Grazie per essere qua. Buonasera. Allora,
Lei era stata raggirata. Sì. È ingenua, come abbiamo detto io e il professore, o... Allora, in verità, quello che è stato detto prima e che ho ascoltato attentamente, nulla è sbagliato, ma ci sono delle cose da dire che sono molto importanti. Non esiste una tipologia di vittime potenziali di truffa, tutte ci possono cascare. Perché? Primo, perché abbiamo a che fare con dei truffatori online che non sono alle prime armi, assolutamente. Quello che è nuovo oggi per noi, per loro è ordinaria attività che loro svolgono già da molti anni. Il primo allarme fu dato nel 1994 dagli Stati Uniti sulle truffe online. Perciò quello che viviamo noi oggi, che per noi è nuovo ed ancora tutto da focalizzare, ancora tutto da mettere bene, ecco, in chiaro... Però mi scusi, quella sì. Storia di Marco Altagirone che Pamela ha portato in giro Pamela per un anno su tutti i giornali, c'è grandi polemiche e che avrà anche degli altri risvolti penali sicuramente, da quello che questa sera ci ha detto l'avvocato Caputo insieme alle parole di Pamela stessa. Lei come la vide quando andò sui giornali questa storia? Tutti sorridevano, ascoltai... in realtà... Io ascoltai la sua prima intervista quando ancora erano agli inizi di questi, dove ancora erano agli inizi queste notizie appunto su Pamela Prati e su Marco Caltagirone, e io dissi Pamela è sotto truffa. Subito così? Subito. Ma perché ci sono sempre le stesse cosette? Perché cioè io uno lontano, uno straniero? No, perché che l'ho cos'è? Percepito, perché l'ho percepito come lei ha esposto in un'intervista la sua storia. Cosa c'era di mezzo? Assolutamente dei minori, hanno fatto presa su di lei, sui minori, perché il suo punto debole, il punto debole di Pamela era che lei non ha figli. Esatto. Quindi studiano la persona. Studiano. Infatti, questa è la cosa che mi fa più male, sì. Massimo, perché lo vorrei dire al pubblico. Io non li ho usati, mi avete mai visto usare i minori? Mai, li hanno usati per me. E se voi sapeste la mia storia, infatti quando uscirà il mio libro c'è scritto... I sentimenti per me, l'amore, da quando avevo 2 anni, mi è stato strappato. Hanno architettato tutto a tavolino. Mi e hanno tu hai vissuto per anni in un orfanotrofio, 8 anni, no? In un orfanotrofio. Mi è stata strappata molto la mia infanzia. Molto duro, tra l'altro. Molto duro. Molto duro. Quindi hanno colpito, addirittura sono arrivati a dire che avevano sognato mia madre, che è morta, che amo più della mia vita. Ma hanno usato delle cose di una crudeltà che veramente è una cosa che... Io mi sento male a parlarne. Però poi... Non si fa una cosa del genere, Maria Grazia, è una cosa bruttissima. Maria Grazia, lei ha detto, diceva il professore, è utile però dare degli elementi. Quando lei dice, io ho intuito che era caduta in una trappola, sì. Che cosa si può fare per evitarla? Allora, purtroppo... Ci sono degli elementi, lei dice, lavorano su certe cose, allora me le dica queste cose su cui allora, lavorano. Allora, la prima cosa è la conoscenza, entrare in contatto con un truffatore che si può riconoscere a volte dal profilo. Dal momento in cui si viene in contatto con un truffatore, se si guarda bene, ma bene il profilo, ci sono delle sfaccettature... che col senno del poi ovviamente ho vissuto sulla mia pelle e ci sto lavorando da 3 anni, comunque per chi non è in grado di riconoscerle ci sono comunque dei segni. Le foto che mettono a disposizione, perché le foto sono rubate. Sono sempre dei bei ragazzi o uomini? No, anche uomini normalissimi, perché... Hanno iniziato con dei bei profili, con dei begli uomini, delle persone... Tipo Michelangelo, esatto, bel ragazzo. Per poi proseguire, ora stanno anche prendendo foto di gente assolutamente anonima. Ma che cosa allora distingue? Cosa le fa capire che dietro a quella persona, come dice lei, anonima oggi c'è? Hanno altri elementi, se no... Esatto, cioè allora queste foto come sono pubblicate, che sono molto ristrette, intorno a loro c'è poco niente da capire dove sono, cioè sono molto ristrette, addirittura anche tagliate. Perché? Perché poi queste foto messe in una ricerca immagini di Google, per esempio, danno esito negativo, però sono foto rubate.
però la foto è molto ristretta. Ma scusi, per esempio, mi ricordo, Pamela diceva che cercava di parlare, lui tutte le volte aveva una scusa, sono in un posto lontano, non riesco, sono qui, sono là, insomma, non riusciva mai a parlare, sempre in territori difficilissimi, dove c'era addirittura la guerra. Esatto, no? Infatti quello che diceva anche lì, dipende, io ci parlavo tantissimo con lui, io col mio truffatore parlavo ogni giorno. Il problema è la videochiamata, perciò quando si sta chattando o si è in conoscenza con un truffatore, la videochiamata è l'unica cosa da fare. Se lui questa la nega, abbiamo già un problema. Però io l'ho visto, cadeva la linea, io ho visto una persona che somigliava comunque alle fotografie, Massimo. Quindi? Nella videochiamata, è caduta subito, ma io due volte ho visto un'immagine. Un'immagine che secondo te assomigliava a quella? Sì. Avvocato Caputo, tutto questo poi agli atti vostri, dal vostro procedimento, però certamente mi lascia perplesso, nel senso che... Assolutamente sì, io però ci tengo a dire una cosa, perché da un punto di vista giuridico io vi ascolto, tutto bello, però finché si possa configurare realmente la truffa è necessario un atto dispositivo, cioè la consegna di denaro. Quindi la truffa realmente si realizza nel momento in cui qualcuno ci chiede del denaro e noi lo diamo, perché fino a quel momento non c'è la truffa. Chiaramente c'è una presa in giro, chiamiamola come vogliamo. Però non è reato. Non scusi, è reato. Lei ha pagato, signora? Ha dato dei soldi? Io non si è fermata in tempo? Mi sono fermata perché, grazie al cielo, comunque ho captato gli errori suoi però. Che ha fatto dopo. Allora, glieli ha chiesti però una dei truffa soldi. Affettiva è divisa in due fasi. Ma gliel'hanno chiesti o no? No, no, me li ha chiesti. Quindi sì, questo sì, è un tentativo di truffa. Sì, 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 sì. Il fatto che la signora non li abbia dati non toglie il fatto che comunque ci sia un reato, un tentativo di truffa. Vi faccio vedere però questo signore, che l'abbiamo visto un attimo prima, a cui avevano una storia simile a quella di Michelangelo, che è venuto qui questa sera per dare una mano a noi, per dire attenzione, occhio a quello che vi succede. Ascoltate la stessa storia, sempre la stessa questione, come Michelangelo, gli hanno rubato l'identità. Maximiliano Titona, Jean-Claude Massan, Jean-Pierre Sugnard, Martin Dupont. Qui addirittura Alberto Sordi. Alberto Sordi. Lui è Massimiliano Titone e quelli che sta sfogliando sono centinaia di profili falsi usati per truffare donne sul web. I nomi cambiano, ma la faccia è sempre la stessa, la sua. Secondo la stima noi siamo quasi sui 30.000 profili falsi. 30.000 profili falsi? In 4 anni. Il tutto inizia 4 anni fa, quando io un giorno mi sono collegato su Facebook e ho notato che c'era un messaggio di una donna molto arrabbiata nei miei riguardi. Pensava di aver trovato l'uomo per cui era stata truffata e quindi aveva trovato il Massimiliano Titone che le scriveva, la persona con cui lei aveva avuto questo rapporto virtuale. In realtà, però, la signora era stata truffata da una persona che ti aveva clonato il profilo. Esatto, ma che io non potevo sapere. Per cui lì per lì pensavo che fosse uno scherzo, ma quando poi sono entrato nel motore di ricerca su Google e ho visto che effettivamente i profili con il mio nome e cognome ce n'erano parecchi, lì io ho iniziato ad avere veramente paura. La mia paura e il mio timore è sempre quello di trovarmi per strada e non avere il tempo perché io possa difendermi da qualcuno che magari mi vuole dare addosso e quando non mi fa niente mi può buttare un secchio di acido addosso come mi può dare una coltellata con qualsiasi altra cosa. Qui parliamo di gente che ha perso un patrimonio, che addirittura è andata a fare dei finanziamenti, che si è tolta tutto quello che aveva in casa per darli ai loro truffatori. Speri che cambi qualcosa, che si interrompa questa creazione continua di profili falsi? Anzitutto io ho denunciato e ho segnalato anche a Facebook. Solo che Facebook su 10 segnalazioni qualcuno me lo bloccava, altri invece addirittura mi rispondeva che, vedi, sito qui, abbiamo esaminato il profilo segnalato dal tuo amico e abbiamo determinato che non finge di essere te. Questa situazione non si risolverà mai, è troppo grande. Quanti casi invece tu... Allora, io sono venuto a conoscenza di almeno 5 profili falsi. Ma a conoscenza? Esatto. Non vuol dire che non si sappia. Mi è stato spiegato che su una numerazione, diciamo, io ne ho saputi 5 più o meno, 30-40 sicuramente sono andati a buon fine su un centinaio almeno di tentativi.
Questo è quello che mi è stato detto. Dottoressa, come si fa allora? È un po' la condanna del nostro tempo, nel senso che lo stiamo imparando ora. Internet non ha fatto altro che amplificare la possibilità di fare delle cose che vivono fatte evidentemente anche fuori dalla rete, ma messe online, dove potenzialmente in un istante sei dall'altra parte del mondo, connesso con chi che sia, con delle banche eventualmente in un altro paese estero ancora, è chiaro che questo ci mette potenzialmente a rischio. Spendo una parola sul fatto che evidentemente se ne debba parlare, si debba fare la prevenzione, si debba entrare nelle scuole e cominciare il prima possibile a avere contezza delle cose che possono capitare per renderci sempre meno vittime, nel senso che io ho capito cosa intendeva la signora prima. Non ci dimentichiamo però che è vero che può capitare a chiunque, ma è vero anche che può non capitare a chiunque. Devo andare in pubblicità, ci vediamo tra qualche istante. Una cosa che mi è successa dopo che poi è esplosa la bolla, diciamo, anche a livello televisivo, è che mi è arrivato, sono stato taggato in un post in cui c'era un ragazzo africano di cui non saprei dire l'identità perché poi è durato pochissimo, in cui mi aveva taggato e mi aveva scritto I'm not gonna stop. Cioè non ci fermerò mai? No. Noi speriamo che qualcuno possa fermare, ma il problema è sempre la giustizia. Paesi lontani, non è facile interagire. Però la Corte di Cassazione finalmente ha riconosciuto l'ipotesi del reato di truffa amorosa, perché prima non esisteva. Cioè fino al 2019 non esisteva la truffa amorosa, vuol dire che il fenomeno si è largamente diffuso per andare a scomodare la Corte di Cassazione, la quale ha stabilito un principio fondamentale, che è il seguente. Fingere di amare una persona prospettando di avere una vita insieme per avere dei soldi, quindi la cosa fondamentale è che vi chiedano dei soldi. Nel momento in cui vi chiedono dei soldi vuol dire che dietro c'è una truffa, nel 99% dei casi, se non nella totalità dei casi. Quindi in questo caso la Corte di Cassazione ha ritenuto che c'è reato. Grazie, grazie professor Zecchi, la devo salutare perché dobbiamo andare alla linea Mentana, perché come lei sa ci sono le elezioni in Emilia Romagna e in Calabria. Ecco. Devo dire che mi avete fatto prendere paura. Però giusto. Sa, è meglio parlare di questi Guardi, temi. Ero partito, certo, ha ragione, ero partito molto sicuro, ma adesso alla fine proprio di domenica mi avete creato una situazione di panico. L'abbraccio professore, devo dare la linea Mentana. Grazie a Pamela Prati, protagonista di questa nostra puntata. Dottoressa, grazie Michelangelo. Anna Maria, ci vediamo. Linea Mentana per la sua maratona, grazie. Non è facile pensare di andare via,